Buonasera a tutti, buon pomeriggio, grazie per essere di nuovo con noi. Riprendiamo questa seconda sessione pomeridiana con Margherita Carbonaro, membro della giuria del premio Grof, Claudio Grof, abbiamo già ricordato questa mattina, il traduttore dal tedesco, al quale sono dedicati questi incontri e queste giornate. Margherita Carbonaro è nata a Milano da padre italiano e madre lettone. Ha tradotto molte opere di autori di lingua tedesca, sia contemporanei che classici del Novecento. Ricordo soltanto Herta Müller, Thomas Mann, Max Frisch. Da alcuni anni si occupa però anche di letteratura lettone, che desidera far conoscere in Italia. Ha tradotto il romanzo Come tessere di un domino di Zygmunt Skuninc, scusate la pronuncia, che è considerato un classico moderno della letteratura lettone. Nello stesso anno è uscito presso Voland anche il latte, scusate, della madre di Nora Ipstena, una delle maggiori autrici contemporanee del Paese Baltico. Dopo aver abitato per diversi anni a Berlino e a Pechino, Margherita Carbonaro vive ora tra la Germania meridionale e l'Italia e soggiorna frequentemente anche a Riga. Nel 2018 ha ricevuto un importante premio per le sue traduzioni dal lettone. Ci parlerà di che cosa significhi, e questo è il titolo, far risuonare per la prima volta la letteratura lettone in italiano, ovvero, nell'ambito di quella che è la nostra giornata sulle traduzioni magistrali, che cosa significhi porsi consapevolmente alle origini di un canone che ancora non c'è, che va costituito, e con quali prospettive e aspettative stia operando per introdurre in un universo linguistico, quello italiano, una diversa realtà in assenza di una tradizione a cui rifarsi e che lei sta contribuendo a creare. Prego. Buongiorno, ringrazio per la possibilità di essere qui e di potervi parlare e raccontare qualcosa sulla letteratura lettone. Ora, il titolo di questo convegno parla di traduzioni sconosciute e mitiche. Per quanto riguarda lo sconosciuto, io penso di non, insomma, di muovermi su un terreno abbastanza sicuro, nel senso che la letteratura lettone è sicuramente sconosciuta, è una letteratura decisamente poco conosciuta in Italia. Innanzitutto, però, mi presento ancora brevemente. Allora, sono una traduttrice dal tedesco, lavoro come traduttrice dal tedesco da quasi 30 anni, anzi no, da 30 anni, e da qualche anno ho ripreso i contatti con questo mio mondo di origine materno, benché io purtroppo non abbia parlato il lettone per tutta la mia infanzia, ma solamente un po' a pezzettino all'inizio e poi questa lingua si è persa, ma insomma l'ho recuperata e sto cercando adesso di, insomma, di introdurre di tradurre e introdurre quindi qualcosa di questa cultura in Italia. Poiché, ecco, ho intitolato questo mio intervento Far risuonare per la prima volta, perché io appunto sono una traduttrice, quindi per me il tradurre, prima ancora che un tema di studio, è una prassi quotidiana, è un mestiere. Cos'è il tradurre? Il tradurre è per me far risuonare in sé una lingua e poi farla risuonare all'esterno attraverso la mia lingua. Ora, questo intervento mi soffermerò su due figure, ma soprattutto su una figura di traduttrice e grande mediatrice culturale, Marta Rassope, a cui si devono le prime traduzioni in assoluto da questa lingua, prime e ancora molto, molto poche. Un'altra introduzione ancora prima di entrare proprio nel vivo della materia, poiché penso, adesso spero di non offendere nessuno,
mettendo in dubbio che forse qualcuno magari non conosca esattamente, non sappia esattamente le lingue baltiche, come si situano, quindi faccio un paio di parole di spiegazione. Allora, il lettone è una lingua indoeuropea e appartiene al ramo baltico delle lingue indoeuropee. Il ramo baltico delle lingue indoeuropee ne conta oggi due vive. Ce n'era anche una terza, ma è estinta. E sono il lettone e il lituano. Quindi il lettone, quando mi chiedono a che lingua assomiglia il lettone, al lituano. E a che lingua assomiglia il lituano? Al lettone. C'è qualche piccolissima, cioè ogni tanto qualche coincidenza lessicale anche con le lingue slave, ma insomma è un altro mondo, è decisamente un altro mondo. Questo spiega anche il motivo per cui queste letterature sono così scarsamente note al di fuori dei loro confini, perché una cultura, perché una letteratura si possa far conoscere, è necessario che ci siano dei traduttori. E il grosso problema di queste lingue minori, è proprio la scarsità dei traduttori. Devo dire, in Italia abbiamo c'è una splendida cattedra di filologia baltica presso l'Università di Pisa, professor Dini, che si occupa però fondamentalmente di filologia e linguistica baltica e soprattutto della lingua e dell'ambito culturale lituano. Quindi, diciamo, in Italia non esiste nessuna delle università italiane, non esiste un insegnamento, un corso di studi dove si può imparare questa lingua e arrivare quindi anche a poter iniziare a tradurre da questa lingua. Quindi questo è una questo è anche un motivo. Ricordo una volta in una residenza per traduttori in Lettonia ho conosciuto un simpaticissimo poeta lituano che mi disse: "Ah, questa è la disgrazia di noi, piccole culture, piccole lingue. Capita che per caso qualcuno che magari si innamora di insomma, per motivi generalmente non legati a un curriculum di studi, impara quella lingua, inizia a tradurre, non la sa tradurre, la traduce male e quindi tutti sono convinti che la nostra letteratura non valga niente." Bene, invece in italiano abbiamo avuto la fortuna di avere una grande mediatrice culturale, una grande traduttrice che ha operato nel periodo tra le due guerre, periodo tra le due guerre che è anche il periodo allora la Lettonia come nazione nasce nel 1918 con il disfacimento dell'impero russo al quale i territori oggi appartenenti alla Lettonia erano appartenuti per circa gli ultimi 200 anni prima appunto della fine dell'impero russo. Adesso la storia poi è molto più complessa, ma insomma questo adesso qui non ci interessa. Quindi la Lettonia diventa indipendente nel 18, nel 1921 viene riconosciuta dalla Società delle Nazioni e poco dopo iniziano anche i rapporti con l'Italia. E la Lettonia poi vive a questo suo periodo insomma, di indipendenza fino al 1940, poi c'è la prima occupazione sovietica, occupazione nazista, occupazione sovietica. E gli inizi delle traduzioni dal lettone in italiano si situano quindi in questo periodo, in questi scarsi 2 decenni e poco di più. Tra le due guerre. Ora dicevo che adesso vado alla prima immagine. La prima immagine. Già nel 1922, quindi poco dopo insomma, la nascita di questa nazione, arriva in Lettonia come lettrice di italiano all'Università della Lettonia e anche seguendo insomma anche per altri corsi, tra l'altro anche al conservatorio, Clara Coisson, che poi sposa il signor Samuel Gersoni,
ebreo lettone, e tra l'altro mette al mondo due figlie, Marisa e Annalisa, e Marina è quella che poi sposerà un giorno, sposerà il signor Jarre, è Marina Jarre, che ha scritto poi anche della Lettonia, della sua infanzia in Lettonia. Sua madre, quindi Clara Coisson Gersoni, arriva e per una ventina d'anni lavora come lettrice di italiano in Lettonia. Ed è lei che ora io mi soffermo adesso su di lei e soprattutto poi su quest'altra figura. Prima di allora, già nel 12-13, qualcuno aveva tradotto qualcosa dal lettone in italiano, ma erano sempre cose minime e mai tradotte direttamente dal lettone, ma attraverso altre lingue. Clara Coisson, per la prima volta, traduce una cinquantina di dainas che escono con il titolo Canti popolari lettoni sulla rivista di studi antropologici Lares nel 1933. Queste le Dainas, allora la Lettonia, un altro passo indietro, la Lettonia ha una letteratura in senso moderno piuttosto recente, perché la letteratura lettone nasce, la letteratura lettone scritta, a parte qualche sermone, qualche cosa che era stato fatto in precedenza, ma nasce nella seconda metà del XIX secolo. La Lettonia però ha una tradizione orale di poesia e canti orali sterminata e interessantissima e anche bellissima. Quindi Clara Coisson traduce per la prima volta una cinquantina di queste dainas, che sono delle quartine, che parlano di tutto, cioè sono una enciclopedia della vita in tutti i sensi, ci sono che coprono la vita dell'individuo, della persona dalla nascita alla morte, al lavoro, all'amore, alla passione, al tradimento, all'insulto, cioè c'è di tutto, al sesso, ce ne sono c'è anche una bella, tante anche di queste quartine molto molto esplicite, e sono il fondamento della letteratura lettone, anche della lingua lettone. Ora, per farvi capire, io purtroppo non ho pensato di mettere i testi di quello, perché non sapevo se leggere o leggere, ma visto che sono molto brevi, leggerei due traduzioni di Clara Coisson dal lettone. Premetto che, trattandosi di una traduzione sterminata, la prima edizione di queste Dainas, tra fine 800 e inizio 900, in sei volumi, raccolti nei decenni precedenti, nelle campagne, comprendeva circa 200.000 dainas. Oggi, poi proseguendo con il lavoro, si è arrivati a raccogliere circa 1 milione, quindi una cifra per un popolo, che diciamo tutti i lettoni che vivono nel mondo, quindi non solo i lettoni, lettoni, ma tutti, cioè più di 2 milioni non ci si arriva, e quindi è come se ognuno si facesse teoricamente potesse farsi portatore di una daina, ed essendo una tradizione così sterminata e in qualche modo ancora viva, tra l'altro, perché non viva nel senso che se ne creino di nuove, ma viva perché questa cosa qui la gente le conosce e ce l'hanno tutti nella mente, e essendo così grande, ognuno pesca un po', ognuno ha le dainas che gli sono più care. E Clara Coisson ha scelto quelle che a lei piacevano, quelle che lei sostiene fossero all'epoca le più note. Ve ne leggo solamente due, che sono: sì, legai il mio cavallo al melo in fiore, e cosparso il mio cavallo di fiorellini di melo. Molto semplice, un'immagine. Daugava, Daugava, il fiume Daugava, dagli occhi neri, nera scorre nella sera. Come non scorrere nera, piena com'è di anime? E questo sia già più potente come. Ecco, devo dire, no, semmai è questo, parlo dopo, il mio rapporto con le Dynas, perché non sono qui per parlare di me oggi, ma sono qui per parlare di altri. Quindi, da Clara Coisson, che quindi ha dato questo avvio sulla traduzione delle Dynas, passo alla protagonista di questa mia
breve presentazione. Marta Rassupe. Marta Rassupe era una signora lettone, nata un po' in una cittadina di provincia di origini campagnole, che studia italiano all'Università della Lettonia e nel 1934 prende un treno dalla Lettonia, ci mette probabilmente 4 giorni ad arrivare da Riga alla Lettonia, suppongo, non perché questo l'abbia affermato lei, ma perché ne parla Marina Jarre nel libro I padri lontani, quando racconta dei suoi viaggi da Riga all'Italia per andare a trovare i nonni. E con una borsa di studio, con una borsa di studio italiana, arriva in Italia per continuare i suoi studi all'Università di Roma. Tutto questo avviene tra l'altro in un momento, 1934, siamo in Italia in pieno fascismo, nel 1934, avviene un colpo di Stato in Lettonia, pochi mesi prima dell'arrivo di Marta Rassupe in Italia, e Karlis Ulmanis sale al potere, benché fosse, insomma, faceva già parte del governo, ma comunque fa questo colpo di Stato e di fatto è un, insomma, una, instaura questa dittatura fascista, filofascista. Era un grande ammiratore di Mussolini. Questo però al tempo stesso segna anche un intensificarsi dei rapporti culturali tra l'Italia e la Lettonia. Riga viene tra l'altro invasa di proiezioni di film propagandistici lettoni, scusate, propagandistici fascisti. Marta Rassupe, per tornare però invece a Marta Rassupe arriva in Italia e inizia questa sua attività straordinaria perché è lei veramente l'autrice delle prime vere traduzioni, al di là di queste Dainas tradotte da Clara Coisson Gersoni, e diventa veramente una ambasciatrice culturale della Lettonia in Italia attraverso le sue traduzioni, che non sono moltissime in termini numerici, però decisamente molto importanti anche per la scelta degli autori e dei testi che lei traduce. E poi scrive anche diversi articoli, insomma, fa veramente tanto. Esordisce anche lei occupandosi di Dainas con un altro articolo, con un altro pezzo che appare sempre sulla stessa rivista, l'Ares, 2 anni dopo le Dainas della Coisson. Un articolo intitolato Elementi drammatici nelle tradizioni popolari della Lettonia. Le Dainas che lei traduce, a mio parere, non sono particolarmente interessanti. Ho detto francamente, non sono neanche ben tradotte. Adesso me ne do un breve saggio, perché lei insomma, è un articolo più di taglio antropologico, storico. Racconta le tradizioni legate al fidanzamento, al matrimonio, alla festa di mezza estate e fa una scelta. Vi do giusto un saggio, anche se non, diciamo, non è un granché, ma vi do un nella traduzione, beh, insomma, bisogna dire che era anche appena arrivata in Italia, quindi forse, insomma, quanto poi fossero sue queste traduzioni, chi lo sa. E traduce questo verso, il verso lettone del tradizionale lettone in ottonari con un, ve lo leggo, insomma, quasi, una daina che parla, un padrone cattivo dice alle sue servette: andate a lavorare che poi io ammazzo il bue e vi do da mangiare. E poi al bue dice: no, stai tranquillo che io non ho nessuna intenzione di ammazzarti, ho detto una bugia a queste per mandarle a lavorare. Nella sua traduzione: presto, ancelle, andate al lino, metto il bove per la cena. Tu, bovetto, non t'attrista, ho mentito alle donzelle. Insomma, non è un granché. Detto questo, però, è molto più importante quello che viene dopo. Rassupe si laurea quindi a Roma, va a lavorare all'Orientale di Napoli, quindi in quegli anni c'è stata anche all'Orientale di Napoli. C'era stata una lettrice di lettone
In seguito a un evento, un incidente un po' strano, viene licenziata in tronco dall'Orientale. A quanto pare si era trovata coinvolta in uno strano, insomma, in compagnia di altre persone. Si dice avvenne che inizia un virgolettato tratto dalla raccomandata inviata dal Regio Commissario di Polizia a lei per comunicare il licenziamento dall'Orientale. Era in compagnia di altri quando due stranieri furono sorpresi da un ufficiale della milizia a fotografare il negro che dava l'obolo al bianco. Questo succedeva nel 1937. Rasope viene licenziata, però per fortuna va a lavorare come lettrice alla Sapienza a Roma. E inizia qui, a questo punto, piano piano la sua vera attività di traduttrice. Traduce fiabe, traduce racconti, scrive voci per enciclopedie varie, articoli sul folklore e poi traduce due libri, di uno è traduttrice, dell'altra co-traduttrice, sulla quale mi soffermerò brevemente. Allora, Rasupe, traduce una raccolta di novelle e racconti di Rudolf Blaumanis, che è insomma, un importantissimo autore della letteratura lettone. Di inizio secondo 800 e primo 900, diciamo colui che introduce il genere della novella e del racconto nella letteratura lettone. È comunque un autore di tutto rispetto, un autore che vale la pena leggere anche al di fuori dei confini. Rasope traduce cinque racconti che vengono poi pubblicati nel 1945 e a riprova del fatto che comunque il suo lavoro, sul lavoro di traduzione di Rasupe, è ancora valido, oggi, il libro è stato ripubblicato nel 2021, dall'editore Voci Fuori Scena di Viterbo. A cura appunto del professor Pietro Bindini di Pisa. Quello che vi ho insomma, cercato delle immagini così un po' suggestive, questo racconto tradotto da Rasupe, uno dei cinque racconti contenuti nel volume, il volume si chiama Gelo in primavera, per se qualcuno fosse interessato a cercarlo. All'ombra della morte è un testo molto importante, la letteratura lettone, una storia drammatica di un gruppo di pescatori, una ventina di pescatori in pieno inverno sul mare ghiacciato che vanno con le slitte e i cavalli a praticare dei buchi nel ghiaccio per pescare. L'enorme blocco di ghiaccio su cui loro stanno si stacca dalla terraferma e questi cominciano a vagare nel mare. Senza cibo, senza niente, rimangono per alcuni giorni, cominciando a mangiare, mangiano questo pesce che hanno appena pescato, insomma, si preparano, alla morte. Quindi c'è questo racconto che parla un po' anche appunto delle dinamiche di queste persone su questo immenso blocco di ghiaccio alla deriva nel mare d'inverno. A un certo punto, fissano, insomma, qualcuno si strappa la camicia, ne fanno sperando di essere visti da qualcuno. Dopo qualche giorno, mentre ormai sanno che stanno per morire, vengono avvistati da un'altra barca che si avvicina a loro, e in quel momento sono i superstiti su questo blocco di ghiaccio, che tra l'altro continua a frantumarsi nel frattempo, quindi ogni tanto qualcuno scompare. Sono sette, e la barca dice ne possiamo prendere solamente cinque, quindi due devono restare su lì a morire. Insomma, è quindi questa immagine da questo racconto poi è stato tratto un film molto molto famoso in Lettonia, che è appunto la drammaticità della, lo potete vedere in questa scena. No, questo dopo, con questo arrivo dopo.
Un altro lavoro molto importante di Rasup, nel 1946 Rasup riesce a, evidentemente avendoci lavorato negli anni precedenti, esce un'antologia di poeti lettoni contemporanei, un libro di circa 200 pagine, quindi un grosso lavoro, fatto in collaborazione con poeti e letterati dell'epoca. Rasup lavora a questo libro con Diego Valeri, Eugenio Adami e Ettore Serra, con il quale collaborerà anche in seguito per altri lavori. Ora, questo è, trovo che questo è un lavoro estremamente importante. Rasup raccoglie, fa anche un'ampia introduzione a questo volume, raccoglie testi di una quindicina di poeti e insieme appunto a questi ai suoi traduttori italiani lavora fornendo una versione interlineare, ma sicuramente anche poi collaborando in qualche modo alla stesura. E a questo punto io avrei preparato anche, purtroppo, per concludere, mi soffermerei ancora un attimo su questa antologia, su questi poeti lettoni contemporanei. La fotografia che vedete qui è Alexander Schucks, poeta lettone nato nel. Ah no, forse non vi ho dato nemmeno l'anno di nascita di Marta. Marta Rasup era nata nel 1900 ed è morta nel 1982. Coisson era nata 4 anni prima di Rasup, quindi insomma. E Alexander Schucks era nato nel 1901, quindi sono tutti più o meno contemporanei. Alexander Schucks è forse, secondo me, ma insomma, se non sono l'unica a pensarlo, comunque la voce poetica più importante, più originale del Novecento lettone, sicuramente del primo Novecento lettone, la prima metà del Novecento lettone. Alexander Schucks, che era, vi prego di ammirare la fotografia. Si vede che era anche un uomo dotato di senso dell'umorismo. Alexander Schucks, messo lì tutto vestito di tutto punto e con lo spazzolone in mano, la letteratura lettone fino a Schucks inizia a scrivere più o meno negli anni 20. E fino a quel momento la letteratura lettone si era concentrata, e anche la poesia soprattutto, ma comunque su temi, insomma, la campagna, appunto i pescatori. Schucks introduce nella poesia il mondo urbano. Il mondo urbano, la riga delle periferie, gli aspetti anche più, così, più sporchi, derelitti della grande città. Si atteggiava anche un po', anche lui da poeta maledetto. Però anche questo, però, come si vede da questa fotografia, anche questo suo essere maledetto era anche, in realtà era molto fortemente autoironico, perché sapeva benissimo di non esserlo. Quindi, e anche nella sua poesia c'è questa ambientazione molto rigida e al tempo stesso una ironia molto, molto leggera, molto sottile, molto, molto, molto bella. Era tra l'altro un virtuoso, dei metri. Ha lavorato moltissimo, poesia, ha scritto molto, poesie con vari schemi metrici, rime, non rime, strofe, non strofe, ma anche utilizzato molto anche il verso libero, sicuramente influenzato anche lui conosceva molto bene la poesia russa, quindi la poesia, il mondo russo, hanno avuto anche una grande influenza sulla sua scrittura. Ora, grazie al lavoro di Rasup insieme a Ettore Serra ci sono anche delle traduzioni di Alexander Schucks in italiano. Io non so, cosa vogliamo fare? Io all'inizio non pensavo di leggere i testi, poi ho pensato che invece forse vale la pena. Forse
Se può essere interessante, magari posso leggere pochissimi versi, 4, 5, 6, 7 versi, magari anche in originale, perché possiate avere nelle orecchie, anche visto che non è una lingua il cui suono penso che sia familiare a tutti. Quindi vi leggerei una poesia nella traduzione. Prima vi leggo qualche verso in lettone e poi vi leggo la traduzione di Rassupe Serra. La poesia si intitola Signorina col cagnolino. Jaun Kunze Arsuniti. Un vetsrigas, Schersila, Schaura, Kavestul, Kastitis, Prauga, kur troksnim un būsmai tik atbals, kur smaržu pēc dārzas dzels un pēc ābolim pagrābu sausus, es satiku jaunkundzi, glītu un veiklu kamēli, kas spēlējot vijoles vočins. Forse qualcuno avrete fatto caso che tra l'altro il lettone è una lingua con vocali lunghe, forse si è sentito, è una lingua le cui parole sono accentate sempre sulla prima sillaba, ma che ha anche vocali lunghe che hanno tra l'altro anche una funzione grammaticale. Penso che possa passare per il lettone. Passo all'italiano, signorina col cagnolino. In un estenuato vicolo della vecchia riga, buio ed angusto, come buca di cassetta postale, del trambusto cui arriva l'eco soltanto, fumido in un sentore di catrame, di ferro, di rottame e frutti accolti nell'ombrosa cantina, con una signorina mi incontrai, veramente caruccia, come lingua agile o come lucido arco di violino nel suonare. Aveva scarpette nere verniciate, di porpora strisciate, e tacchi verdi. Dal cappello, carbone immenso, ardente, sgusciando il viso, ovale come mandorla, si colorava ad una luce rossa ed erano le sue labbra sanguinanti, e s'affrettava come i fiotti spumanti della sturata bottiglia di Seltz, come lungo declive, strada l'acqua scorrente, e via nervosamente. Si trascinava appresso un cagnolino stretto alla cinghia bruna, un cagnolino grande come il pugno d'un fabbro e le zampette che tremolavano quasi gelatina. E s'affrettava, i passi le cadevano svelti, come le mele che giù dalla cestina rovesciata piombano, sopra i ciottoli sonori, poiché s'avvicinava la tempesta che sui tetti di tegole un fumo immenso sembrava. Quando a quando rotto in guizzi di intermessi bagliori. Purtroppo mi spiace, non ho messo il testo. Io in realtà avevo scelto di leggervi un'altra poesia. Se mi date 2 minuti di tempo, forse posso leggere anche l'altra, prometto non di più. Però dell'altra, che secondo me è molto più caratteristica di Chucks, se non la trovo, non ve la leggo. Ecco, invece l'ho trovata. Però purtroppo non ho trovato il testo originale, anzi magari chissà mai che tra le tantissime persone che ci stanno ascoltando in questo momento, che ci sia qualche lettone che mi sa riportare il testo originale di questa poesia di Chucks, perché io ho spulciato, 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 ma non l'ho trovata. E che però mi sembra così, mi piacerebbe lasciarvi con questa poesia così molto ironica, una specie di un'ambientazione direi quasi di una... Così, di una specie di zen baltico, ecco, non so, più o meno come sentimento. La poesia si intitola Meglio così. Sulla terra passeggia il sole con il suo pennello d'ocra. Si fanno grandi gli uomini e sapienti, leggono Shakespeare, e Don Chisciotte esaltano. Io preferisco incontrarmi con quel mio vecchiettino tutto stracciato che ogni tanto affila per le macellerie coltelli e stili. Sediamo insieme, mangiamo il sole. Scorre la daugava a rilento e ci riporta il vento a casa nostra. Sicuramente, dice il vecchietto, gli amici ti aspettano, ma è meglio che tu asciughi la rugiada alle foglie.
Guarda quanto è leggero quel sudore del mondo, quanta gioia sul velo d'ogni cosa, e con lui resto. Lì mi sento tra i sassi, più modesto, dello stelo dell'erba. Con un mio lento sorriso, ogni grano di ghiaia in terra guardo, e così resto. Grazie. Molte grazie a Margherita Carbonaro che fra l'altro ci ha aperto anche così uno spiraglio su un'altra dimensione, ovvero la collaborazione tra Marta Rasup e diciamo così, collaboratori alla sua antologia che credo varrà la pena approfondire poi nel dibattito. Chiamo ora Friedrich Jeva dell'Università di Torino che ci parlerà di un traduttore di Pascal. Frédéric Jeva è cultore della materia presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, appunto di Torino, ed insegna oltretutto teoria e prassi della traduzione e dell'interpretariato. Fra le sue moltissime attività, ricordo che è membro del comitato direttivo della rivista di traduzione insieme a Michele Sisto. E ricordo, per quanto riguarda l'ambito dell'intervento di oggi, il suo contributo tra storia e letteratura, Paolo Serini e la casa editrice Einaudi, che è uscito proprio nel 23. Infatti ci parlerà di Paolo Serini, traduttore di Pascal. Grazie. Scusate, mi metto il timer così non supero mezz'ora. Allora, ringrazio la professoressa Filippi che mi ha invitato e l'Accademia degli Aggiati e l'amico Michele Sisto che mi parlò per la prima volta, credo quasi un anno fa, di questa occasione che diciamo qui ho accettato molto volentieri di prendere parte. Allora, io in realtà sono uno storico moderno, quindi diciamo così che mi occupo di traduzione solo, non posso dire nel tempo libero, ma diciamo in maniera, diciamo così, complementare. Poi c'è questa ragione professionale, cioè da anni insegno in questa università teoria e storia della traduzione. La scelta di parlarvi di Serini solamente di una parte, perché magari molti conoscono Serini come il traduttore di Proust, ma io, diciamo, mi sono avvicinato a lui come colui che aveva tradotto un testo di uno storico francese che è Paul Hasard, La crisi della coscienza europea, che per la storia moderna, diciamo, soprattutto a Torino, era stato, diciamo, un testo diciamo, fondamentale, importante. Seguendo alcune riflessioni di Berman, di Antoine Berman, mi è sembrato corretto diciamo, capire chi è Serini, come si è formato, e quindi vi parlerò un po' di lui, e poi vedremo alcune, diciamo così, vediamo la storia dei pensieri, che è piuttosto travagliata, e verso la fine qualche esempio di traduzione. Rispondo subito, penso che sia la sua una traduzione magistrale, forse anche mitica, non è sconosciuta, perché tutti, diciamo, gli specialisti di Pascal, diciamo, citano direttamente e indirettamente a questo traduttore studioso. Alcuni lo citano direttamente, altri, magari a livello inconscio, a me, lo dico facendomi un'autocritica, tante volte mi sembra, ah, ho scoperto questa cosa nuova, poi dopo un po' vado a leggere un autore che mi ero, diciamo, dimenticato e vedo che quello che ho detto io l'aveva scritto lui, quindi semplicemente avevo rimosso chi era stato e l'avevo fatto mio, quindi senza accusare nessuno. Vabbè. Allora, Serini ha una formazione filosofica, questo è importante perché molti traduttori poi successivi avranno fatto, sono dei filosofi e quindi diciamo, l'hanno visto da un certo punto di vista, eppure essendo vicentino, in realtà si è laureato a Napoli
nel 1921 con una tesi su Henri Bergson. Conclusi gli studi, decide di abbracciare la carriera dell'insegnamento e così alla fine degli anni 20 lo ritroviamo come professore ordinario, cioè allora si diceva così, ma vuol dire di ruolo, presso il liceo classico Manin di Cremona. Però lui è diciamo, un personaggio irrequieto che non si fa facilmente ingabbiare in una sola attività e quindi affianca all'insegnamento la traduzione, esordisce nel 1924 traducendo le massime di Vauvenargues per Sansoni. E poi è un militante del Partito Liberale Italiano. Quindi insegna, traduce e vive la politica in maniera piuttosto attiva. Vi do questo dettaglio perché questa, diciamo, associazione politica gli permette di conoscere Franco Antonicelli e molto probabilmente Franco Antonicelli è il legame che ha portato Serini ad entrare in contatto con il mondo Einaudi, perché Antonicelli che gli presenta Ginsburg, Leone Ginsburg, non devo dirvi l'importanza che ha Ginsburg per la casa editrice torinese. Il suo dossier all'Archivio di Stato di Torino, voi sapete che l'editore Giulio Einaudi ha versato tutto no, comunque buona parte del suo archivio editoriale all'archivio di Stato, che si può però, diciamo, consultare solo dietro il permesso concesso da un funzionario della casa editrice. Quindi l'archivio c'è e non c'è, poi di fatto è un permesso che si ottiene abbastanza facilmente. Bene, il suo dossier è piuttosto cospicuo e le prime tracce risalgono al 1936. L'Einaudi è sorta nel 1933, quindi siamo ancora in questa fase, diciamo, organizzativa. Di fatto, per ora è ancora, diciamo, un'impresa di amici, di un gruppo di studenti del D'Azeglio. Alle spalle, va bene, c'è Luigi Einaudi, d'accordo. Però, insomma, è Giulio che prende, l'iniziativa. Anche Pavese, che poi sarà il primo direttore editoriale della casa editrice, si era formato al D'Azeglio. Viene contattato, diciamo, come consulente. L'Einaudi sta pianificando, sta iniziando a fare la sua programmazione editoriale e quindi cerca, scusate il gioco di parole, nella cerchia dei propri amici, degli specialisti e Serini, già noto perché Serini si è laureato nel 21, aveva scritto già una serie di saggi tra il 23 e il 24 e aveva già tradotto alcuni testi sempre dal francese, sempre di storia della filosofia. Quindi gli chiedono dei pareri. Il primo parere che dà è sugli essai di Montaigne. Ve lo cito perché gli essai di Montaigne e Serini si sono sfiorati continuamente. Ma alla fine Serini decise di non tradurlo e riprese invece Pascal. Dice Serini: esiste una discreta ma rivedibile traduzione casiniana degli essai di Michel de Montaigne di Virginio Enrico. Poi appoggia l'idea di proporre una traduzione dei Discours della metode, dice, sono pienamente consenziente. Questo è il primo contatto, o almeno il primo di cui si ha traccia, molto presumibilmente ce ne sono stati altri non documentati. In questa lettera Serini accenna a un suo studio e sono anni che sta studiando Blaise Pascal e offre, diciamo, di consegnare un saggio alla casa editrice. Einaudi risponde positivamente e gli dice: va bene, quando lei ha concluso il suo saggio o ne ha dei capitoli saggio, può mandarceli, noi li faremo leggere a Gioele Solari. Quindi, diciamo, un intellettuale importante torinese accetta di
di vedere le sue prove. Serini risponde: sono molto grato della benevolenza con cui si è dichiarato disposto a prendere in esame la possibilità di pubblicare il mio saggio, e poi lo descrive. Quanto al mio lavoro, si tratta di una monografia di circa 300-320 pagine, mirante, al di fuori di ogni preoccupazione convenzionale, a dare una precisa ricostruzione e caratterizzazione della personalità storica e speculativa dell'autore delle Provenzali. È una biografia, però una biografia dove più che altro si interessa a che cosa? All'analisi e alla valutazione critica del pensiero scientifico e religioso di Pascal. Non è rivolto a un pubblico di specialisti, ma è rivolto, diciamo, al pubblico colto, a quella categoria che i francesi definiscono le grand public, cioè diciamo quelle persone interessate. Quando ha quasi finito il proprio lavoro, propone di mandare alcuni capitoli. Se poi la prova la supera, dice subito che vuole venire di persona a consegnare il dattilo scritto, una cerimonialità che oggi abbiamo cancellato con la virtualità, perché mandiamo una mail con l'allegato e saluti. Va bene. Lo dico da studioso del cerimoniale del Seicento. Ecco. In questa occasione Serini fa un'altra apertura e dice ad Einaudi: se ella volesse disporre della mia collaborazione per qualche eventuale versione dal francese di opere filosofiche, storiche e anche letterarie, lui offre i suoi servizi. E poi dice: ho tradotto per la biblioteca sansoniana straniera le riflessioni massime del Vauvenargues, i Conte del Voltaire, i testi filosofici delle opere di Descartes per la Mondadori, Boutroux e Bergson. Quindi si presenta come, diciamo, uno specialista. Qui non ne parlo, ma la casa editrice tiene conto di questa sua apertura e subito gli dà dei primi lavori. Io tutta questa parte non la vediamo, se non sforo il tempo assegnato. Gli scrive Einaudi, direttamente Einaudi, 9 agosto del 38. Sarebbe nostro desiderio che, pur senza concessione alla facinoreria e al dilettantismo, il suo scritto non avesse un aspetto troppo astruso per le molte note e l'eccessiva minuziosità delle discussioni particolari. Non ci sono tante note. Risponde allora Serini: sono molto contento che il saggio del mio Pascal non le sia spiaciuto e la ringrazio vivamente del suo benevolo giudizio. Per me è una gioia e un onore vedere il mio lavoro accolto con tanta simpatia in una sua collezione. Come vedete, l'Einaudi cominciava ad attirare un po' l'attenzione di nuovi intellettuali, anche perché, diciamo, il gruppo che lavorava intorno all'editore aveva in mente, diciamo, una vera e propria politica culturale, benché fossimo negli anni 30, con il fascismo imperante. In realtà Serini non riesce ad andare avanti con il suo lavoro per diversi motivi. Uno, gli assegno dei lavori di traduzioni a cui dà la priorità, e poi scoppia la guerra. Serini viene mandato in una compagnia di artiglieria di montagna, Giulio Einaudi in una brigata degli alpini. Quindi per un po' non possono andare avanti. Poi c'è il commissariamento della casa editrice, cose di cui non parliamo. Insomma, si riprendono i discorsi nel 42. Interessante, perché qui fa una nota Serini dicendo in questa lettera: ho pensato di rinunciare alla Rochefoucauld. Le difficoltà di traduzione delle Poncet mi hanno disgustato dei moralisti del Seicento, perché comunque non è come adesso. Io confesso che ho tradotto una versione delle massime della Rochefoucauld, ma per esempio potevo disporre di uno strumento che, diciamo, sulla lingua francese del Seicento, in cui per ogni parola
dava il significato che avevano quelle parole nel 600. Sono, diciamo, tutta una serie di strumenti che allora non c'erano e che magari potevano rendere più difficile il lavoro di traduttore. Il Pascal di Serini viene pubblicato nel 1942 e viene segnalato su due riviste, Il regime fascista e La vedetta fascista. Non vi parlo di queste recensioni, ma vi parlo della recensione scritta da Saitta e pubblicata su Belfagor nel 1946. Saitta si scusa, è un libro uscito nel 1942, ma per motivi, diciamo, bellici la pubblicazione delle riviste è stata interrotta, quindi solo ora posso parlarne. Armando Saitta era, lo semplifico molto, un militante del Partito Comunista. L'altro era liberale, queste due differenze però non influiscono a livello scientifico, mentre la partecipazione alla resistenza diventa un elemento collante. Con chi? Con Galante Garrone, e con Venturi. C'è una bellissima testimonianza di Garrone che dice, dove dice praticamente: io e Serini, siccome abbiamo fatto la resistenza, c'è qualcosa in comune. Ma siccome io ero in GL, e GL sono visti come degli scavezzacollo, come delle persone agitose, un po' ribelli. Invece lui era, diciamo, liberale, tutto di un pezzo serio. Fa impressione vedere la deferenza di personaggi come Venturi e come Galante Garrone verso Serini, che era veramente un personaggio di rilievo. Saitta dice: il volume risulta saldamente informato, solido, vigoroso e merita un posto cospicuo nella letteratura pascaliana. E così fu, non fu un modo di dire, ma effettivamente il volume fu di un certo rilievo. Poi ci dice: lo psicologismo, cioè che era di moda allora in molta prosa critica, era presente anche in quest'opera, ma nel caso di Serini la sua interpretazione psicologica, cito, è così sobria e sagace che non turba affatto l'armonia della ricostruzione storica, anzi la rende più umana e ci aiuta a cogliere quello che è stato il dramma della personalità di Pascal, la cui religiosità non è religione di testa, ma soprattutto di cuore, e la cui teologia è teologia vissuta. Il misticismo pascaliano non è il risultato di un'incertezza verso la fede, ma della pienezza della fede pascaliana. Quindi la recensione poi va avanti, la conclusione di Saitta è interessante. Bisogna concludere affermando la serietà e la solidità della fatica di questo nuovo studioso di Pascal. Giudizio ribadito da Calvino nel 1948 in una pubblicazione interna della casa editrice Naudi, che si intitola Vita segreta di una casa editrice, Enea Traverso, è lo pseudonimo di Calvino. Dice Calvino: allora, dice Calvino, in un ufficio attiguo Paolo Serini cura i volumi di storia e di economia. Per quanto non sia né canuto né barbuto, è l'erudito della casa. Conosce la cultura europea degli ultimi 300 anni come le sue tasche, e non gli sfugge una data sbagliata fra mille, né una indicazione bibliografica incompleta. Quindi anche all'interno della casa editrice si vede, ci sono delle lettere anche con Pavese, in cui c'è una grande, diciamo, familiarità. Dal 49 entra in casa editrice. Dal 49 al 64 partecipa a tutte le famose riunioni editoriali, cioè a tutti i mercoledì delle Einaudi. Poi la sua carriera da insegnante prosegue, ovviamente durante la guerra viene internato perché è ritenuto un pericoloso ribelle, la sua casa a Vicenza viene saccheggiata, la figlia viene arrestata, viene a Torino e diventa professore ordinario al liceo classico Alfieri. Però ci sta poco perché poi viene distaccato al museo
italiano del Risorgimento. Presidente del Museo Italiano del Risorgimento è Antonicelli, direttore culturale è Bulferetti. Così ci dice Serini. Descrive la sua giornata tipo, lo fa in una lettera inviata a Gianfranco Contini dell'8 settembre 1953. Il mattino io sono al Museo del Risorgimento, nel pomeriggio di solito a casa, da Einaudi, vado dalle 18 alle 19. Quindi Serini entra come incaseditrice, come specialista di Pascal e fin dal 49 si progetta una traduzione delle Pensées. Ma fino al 58 non si occupa di questo progetto perché nel frattempo è molto impegnato nella casa editrice. Nella riunione editoriale del 29 ottobre del 1958, Serini ovviamente prende parte e respinge una prova di traduzione degli Essai di Montaigne che era stata inviata dal critico letterario milanese Eugenio Levi. La respinge perché denotava, cito, un'insufficiente conoscenza del francese del Cinquecento e un tono generale un po' troppo fiacco e diluito che contrasta con l'asciuttezza dello stile di Montaigne. Il consiglio editoriale gli dà ragione e poi gli dice, però tu adesso ci traduci Pascal. E dopo Pascal ci traduce Montaigne. Lui dice sì, subito per Pascal, su Montaigne declina. Perché vi dico questo? Nelle Pensées, nel suo saggio su Pascal, l'obiettivo di Serini era di ricostruire la vita del filosofo francese, citando moltissimi suoi testi. Effettivamente, sono citati tantissimi suoi testi. L'opera più citata sono le Pensées. Cita 276 frammenti, li ho contati, forse un po' di più, un po' di meno, mi sarò sbagliato senz'altro. Alcuni di questi frammenti più volte, di tutti i frammenti, quasi sempre ne propone una sua traduzione delle parti, ovviamente, perché non potrebbe, come dire, non si poteva riportarle tutte. Le traduzioni che propone in questo testo sono diverse da quelle poi uscite nella sua edizione, dei Pensieri. Questo è una ristampa, ovviamente, perché la prima edizione uscì nel 62, nei millenni. Invece poi nella Nue venne riproposta questa. Allora, sto andando troppo lungo, non sono e quindi adesso vado un po' a braccio. Prima di, non so se ho tempo di vedere gli esempi, però bisogna fare un po' la storia del testo. I pensieri, allora, intanto noi li conosciamo come pensieri perché nel 1779 l'abate e matematico Bossu le chiama per la prima volta le pensées e basta, perché prima venivano chiamate le pensées sur la religion, eccetera. E quindi è un titolo che diciamo, si è fissato nella traduzione critica a partire dal 1779. Ci sono tre, chiamiamoli così, testi fonti. Uno è chiamato le recueil original. Poi non abbiamo molta fantasia, copie 1 e copie 2. Allora, il problema è che la prima edizione, Pascal è morto nel 62, la prima edizione è del 69. Di questa prima edizione, diciamo non è neanche ufficiale, ne sono rimaste due copie, si sa delle due, una conservata alla Bibliothèque de Troyes e l'altra a Parigi. La prima vera edizione del 1670. Questa edizione fu stabilita da un comitato editoriale formato da, io vi cito subito, Philo de Lachaise perché è un personaggio importante, il conte de Maretz, Arnaud, Giraud,
Gilbert Pascal e altre persone. Insomma, la cerchia degli intimi di Pascal guarda questo materiale, poi fa un'operazione non, diciamo, non molto corretta, fa una scelta, taglia, modifica, accorcia, allunga e pubblica. E quindi la prima edizione del 1670 non è affidabile dal punto di vista scientifico. Per fortuna la sorella Gilbert chiede a un copista, si pensa che sia il nipote Etienne Perrier, perché vabbè, poi non vi spiego tutta la genealogia dei Pascal, il quale trascrive tutto il materiale al suo stato originario. Quindi è più importante la copie 1 rispetto al recueil originale. Perché se non altro rispetta più o meno l'ordine con cui, diciamo, questi frammenti sono stati lasciati dall'autore. Poi c'è la copie 2. La copie 2 viene fatta con la stessa mano, stessa carta, si rispetta più o meno lo stesso ordine, esclusa per la parte di quei frammenti, diciamo così, non ordinati. Questi frammenti non ordinati vengono, diciamo, riprodotti in un ordine diverso. Quindi attualmente gli editori di Pascal seguono la copie 2 con però degli aggiustamenti presi dalla copia. Il recueil originale viene lasciato da parte. Questo in maniera un po' imprecisa è un po' lo stato. Allora, un altro elemento. Le edizioni attuali comprendono tra gli 8 e i 900 frammenti. Fino all'Ottocento, invece, le edizioni erano basate sul recueil originale, quindi su, uso una parola forte, un Pascal censurato. Tutti quelli che si sono esaltati, Manzoni, per fare un esempio patrio, ha letto la versione più Roger, direbbero i francesi. Quella originale è, diciamo, tutto l'impianto ce l'abbiamo solamente alla fine dell'Ottocento. L'ultimo frammento scoperto è del 1952, ed è l'820, poi a seconda delle varie edizioni. Cioè, okay. La storia degli editori è lunghissima, ve la risparmio. Serini utilizzava quella fatta da Léon Brugevic, che era un professore parigino che fa l'Editio Minor in un volume 1897 e Editio Mario 1903, tre volumi. Quella, diciamo, è l'elemento fondamentale. Non segue l'ordine originario, ma riorganizza i frammenti secondo una propria logica, eh? E così fa anche, poi vabbè, l'edizione originale ci si arriva perché interviene Victor Cousin, che nel 1842 fa una relazione all'Académie française dove dice bisogna rifare il Pascal perché lui era andato alla Bibliothèque nationale, aveva preso gli originali, aveva controllato i testi originali, aveva visto che erano stati tagliati e, diciamo così, purificati. Serini quindi segue Brunswick. La posizione di Serini è semplice, dice non è possibile riprodurre l'ordine originale, perché questo è un testo incompiuto e inizialmente era stato previsto come un trattato apologetico del cristianesimo, rivolto ai libertini e cercare di convincerli di abbracciare la religione cristiani. Poi ci sarebbe tutto da discutere, che è una religione di cuore, non di mente. Sapete che il cuore a lungo è stato ritenuto la sede, almeno gli antichi lo ritenevano la sede della sapienza, eh? Aveva un valore diverso il cuore. Infatti, i latini, ci dice Bettini, temono la parola discord, la discordia, perché vuol dire che ci sono due sentire diversi, eh? Se uno analizza quel testo dal punto di vista etimologico. Poi dice Serini, citando la pensée di Smurf dell'edizione Brunswick. Allora, nei saggi lui cita l'edizione Brunswick, qui cita un'altra
fa una sua numerazione, quindi ogni volta bisogna fare, con le tavole di concordanze, bisogna trovare vediamo un po' se l'ho messo qui. Sì, ecco, la Poncé 19, dice Serini, l'ultima cosa che si prova scrivendo un libro è di sapere quella che si deve mettere per prima. Quindi lui dice, siccome Pascal non ci è arrivato, è inutile cercare di ricostituire il piano originale. Lui dice, lo so, è una mia scelta arbitraria, io vi presento una scelta di pensieri. È un'operazione arbitraria, è anche possibile che qualcun altro possa trovare un ordine più funzionale, ma io intanto vi propongo questa. Perché è magistrale? Tutti i traduttori successivi, per esempio per l'Italia, dal 1936 al 23 sono uscite 21 edizioni delle Poncé di Pascal, l'ultima è questa qui, curata da Bosco, non sono le Poncé, sono tutte le opere qui, eh. Nel 23, perché non me ne sono reso conto, ma è un anno pascaliano, perché lui è nato nel 1623 e quindi mi sono complicato, diciamo, la vita da solo. In Francia è uscita un'edizione sempre nel 1623, che è una ristampa del 2018 dell'edizione Sellier. Sellier è l'ultimo studioso, è quello che, diciamo, ha fatto una nuova ipotesi. Allora, qui vedete, Serini 1 vuol dire che è la versione che troviamo nel Pascal, Serini 2 è la versione che troviamo invece nei pensieri, e poi li ho messo a confronti con Romeo e Bosco. Vita Romeo è, diciamo, un'altra curatrice, un'altra filosofa, ha pubblicato il testo delle Poncé nel 2020, e io chiudo, qui vi avevo preparato altri esempi, ma vabbè, intanto ve li lascio. Allora chiudo citandovi quello che dice Romeo. Quindi la metodologia di Serini non viene seguita, ma ci dice Romeo, la traduzione che a nostro avviso si presenta come una delle migliori è certamente quella curata da Paolo Serini, 2020. La stessa Einaudi che commissiona una nuova edizione a Carena, un'altra bellissima traduzione, è del 2004. La traduzione di Serini ha resistito circa 40 anni, che mi sembra un buon risultato. Grazie. Non sono riuscito a dire tutto quello che volevo, ma è sempre così. Molte grazie, anche perché vista la dimensione, la mole degli studi e dei pensieri e dei frammenti di Pascal, della Pansi, credo che sarebbe stato impossibile. Direi molto suggestiva anche questa ipotesi di una prima traduzione funzionale al saggio e di una revisione invece Sì. nell'opera integrale. Insomma, magari di questo credo si potrà parlare più avanti. Grazie, chiamo adesso Ulisse Dogà, dell'Università di Trieste. È ricercatore di lingua e traduzione tedesca proprio nell'Università di Trieste e tra le sue ultime pubblicazioni ricordo Una fedeltà impossibile, le traduzioni del Minnesang medievale nella moderna lingua tedesca, quindi direi proprio in media terrestre rispetto ai nostri lavori, Claudio Magris traduttore e Furio Iesi teorico della traduzione, nonché il saggio Furio Iesi traduttore della letteratura tedesca, uscito recentissimamente. E proprio di Iesi e della sua traduzione del Malte, Dogà ci parlerà oggi, Tenere a freno l'erudizione. Sì, ringrazio gli organizzatori per l'invito. Per me è un piacere, un onore parlare in questa bella cornice con voi colleghi, gli amici, insieme a una traduttrice che stimo moltissimo come Margherita Carbonaro. Vengo subito al tema e quello che volevo dire
gli interventi che mi hanno preceduto mi dispensano da molte cose, quindi ho già tagliato, accorciato il mio intervento. Purtroppo non si vedono bene le traduzioni, però insomma ve le leggerò, fidatevi di quello che riporto. Furio Jesi non fu solo scienziato del mito, germanista, critico della cultura, ma anche un prolifico traduttore e divulgatore di opere filosofiche e letterarie dall'inglese, dal francese e soprattutto dal tedesco. Tradusse Rilke, Thomas Mann, Krauss, Lukács, Canetti, Habermas e molti altri. Di queste traduzioni molte sono in collaborazione, alcune invece furono portate a termine da altri traduttori a causa della morte improvvisa e prematura di Furio Jesi a 39 anni nel 1980. Il Malte, di Rilke fu in ogni caso curato e tradotto esclusivamente da Furio Jesi. Ora, prima di avanzare un'analisi comparativa tra le versioni del Malte di Vincenzo Errante, Giorgio Zampa e Furio Jesi, e mostrare così l'esemplarità di quest'ultimo, vorrei premettere alcune considerazioni più generali su Jesi traduttore. E per chiarire il principio metodologico che guidò Jesi traduttore, permettetemi di richiamarmi brevemente a Walter Benjamin, che tutti noi conosciamo come l'autore del famoso saggio Il compito del traduttore. Per spiegare cosa intendo nel titolo del mio intervento, con tenere a freno l'erudizione, come principio metodologico del traduttore, non mi riferò però al celeberrimo saggio di Benjamin, ma una recensione in cui Benjamin parla della Gewissenhaftigkeit, della coscienziosità del traduttore. Infatti, è leggendo le sue numerose recensioni e libri tradotti in tedesco che emerge in Benjamin una visione dell'attività del traduttore diversa, non opposta, ma complementare alla più famosa teoria metafisica della traduzione come avvicinamento progressivo alla pura lingua. Le innumerevoli interpretazioni della teoria della traduzione di Benjamin, concentrate appunto sul saggio giovanile, hanno sempre indugiato sulle premesse teoriche dello scritto, sull'aspetto di filosofia mistica del linguaggio e quindi anche sul significato metastorico attribuito da Benjamin alle traduzioni poetiche ed autore. Non si è invece approfondito un aspetto per nulla secondario nella riflessione benjaminiana sulla traduzione, che è appunto presente nelle recensioni, ed è di interesse generale per la scienza della traduzione, che ha appunto nel principio della Gewissenhaftigkeit, della coscienziosità, il suo fondamento. Secondo questo principio, in breve, la traduzione deve soddisfare criteri di fedeltà e correttezza, deve individuarne le norme di realizzazione degli apparati bibliografici ed esplicativi secondo categorie filologiche e linguistiche. Se la traduzione è, come dice Benjamin, una disciplina che applica la scienza all'arte, quindi sottolineo, non è dunque né scienza né arte, ma applicazione della scienza all'arte, allora essa può essere definita come una tecnica che sottostà a rigorose leggi scientifiche, per servire a formazioni in sé extra-scientifiche. Vi sono allora in Benjamin due tipologie di traduzioni ideali: la traduzione condotta con maestria e la traduzione perseguita con coscienziosità. La prima mostra soprattutto un profondo e creativo legame con la propria lingua. La seconda mostra invece una dotta e sicura padronanza delle lingue. La prima rinnova la lingua d'arrivo allargandone i confini, la seconda rivivifica quella di partenza, lasciandone trasparire in traduzione la sintassi. Margherita Carbonaro ci aveva appena detto, appunto, la traduzione fa risuonare la lingua d'origine nella lingua d'arrivo. Esattamente questo è quello che dice Benjamin, definendo il secondo tipo di traduzione. Erronea è allora l'impressione che il filosofo berlinese e critico letterario, e non da ultimo appunto traduttore di professione, sia l'autore esclusivamente di una teoria della traduzione astratta e misticheggiante. Questo
Questo non è tanto per dire che dall'opera di Benjamin è possibile ricavare una teoria della traduzione complessa e differenziata, ma soprattutto che il modello beniaminiano, che ho appena tratteggiato, è perfettamente sovrapponibile alla figura e all'opera di Furio Iesi. Anche Iesi fu scrittore, fu critico letterario e un teorico della traduzione che, come Benjamin, quando parla di traduzioni, forza le categorie traduttologiche fino al loro limite massimo, e qui non mi dilungo, ma nella prassi Iesi si dimostra un traduttore linguisticamente preciso, filologicamente scrupoloso. È il tipo di traduttore, come Benjamin e Iesi, che nonostante la loro esperienza di scrittori e la loro familiarità con la sfera poetica, è appunto il tipo del dotto che tiene a freno la sua erudizione affinché la forma finale della sua versione sia perfettamente equilibrata e non sfoci in una libera e irrispettosa parodia dell'originale. Quindi il principio della coscienziosità si mostra esemplarmente nella pura iesiana di un capolavoro della letteratura tedesca come il Malte Lauritz-Brieg di Grieg. Iesi conosce il suo oggetto nei minimi dettagli, come scienziato del mito e germanista, riesce come traduttore con molto mestiere e perfetta padronanza della materia verbale a far trasparire l'originale struttura sintattica e il singolare ritmo sincopato del romanzo grieghiano. Per quanto riguarda la storia delle traduzioni delle Malte, la traduzione di Iesi è cronologicamente la terza dopo quella di Vincenzo Errante e di Giorgio Zampa. Sono traduzioni che hanno fatto la storia del successo del romanzo di Rilke e che circolano ancora, soprattutto le edizioni a Delfi, a cura di Giorgio Zampa. Le cure delle tre edizioni sono molto diverse una dall'altra e ciascuna rispecchia l'indole del traduttore, dove la cronologia marca chiaramente il mutamento dell'approccio all'opera di Rilke. Dall'engagement di Errante, poetico di Errante, all'elegante distacco saggistico di Zampa, fino appunto all'irreprensibile scientificità di Iesi. Ciò che distingue tra i tre traduttori è più precisamente quella che Walter Benjamin, poi anche un critico come Peter Zondi, definirono l'intenzione sulla lingua, ovvero l'atteggiamento del traduttore verso la lingua in cui si traduce, distinto da quello del poeta verso la propria. Scrive Benjamin, mentre la lingua del poeta è originaria e intuitiva, quella del traduttore è derivata e concettuale. Le introduzioni al loro Malte ci chiariscono bene cosa i tre traduttori percepiscono nella lingua di Rilke e cosa dunque intendono poi ridare in italiano. Sostanzialmente l'approccio di Errante è psicologico, quello di Zampa è esistenziale e quello di Iesi è ontologico. E cioè, mi spiego, Errante legge dietro e attraverso le parole di Malte il dramma psicologico di un soggetto ben determinato. Zampa, il dramma esistenziale dell'individuo moderno. Iesi vede il problema ontologico dell'autore Rilke e le loro traduzioni risentono, fanno riverberare esattamente queste idee, questi tre diversi approcci. Con questo non voglio assolutamente sottintendere che ogni traduttore debba avere una sua caratteristica posizione ermeneutica di fronte all'autore tradotto, perlomeno questa posizione può rimanere taciuta. Mentre però nel nostro caso siamo di fronte a tre traduttori che hanno difeso il loro lavoro in lunghe ed elaborate introduzioni e che esplicitamente dunque hanno proposto la loro traduzione come frutto di un'interpretazione forte del testo. Vorrei allora mostrare le differenze fra questi tre atteggiamenti, ma poiché l'oggetto specifico del mio intervento è la traduzione di Iesi, desidero introdurre i luoghi del testo che ho scelto usando il commento di Iesi per fare meglio risaltare la sua specificità. Il primo passaggio è molto conosciuto, e non solo fra gli studiosi di letteratura tedesca. Si tratta di uno dei primi appunti di Malte, quello dove gli dice «imparo a vedere». Ve lo leggo nella traduzione di Iesi. «Io imparo a vedere». Non so perché tutto penetra in me più profondo
e non rimane là dove, prima, sempre aveva fine e svaniva. Ho un luogo interno che non conoscevo. Ora tutto va a finire là, non so che cosa vi accada. Imparare a vedere, ci spiega Iesi, significa compiere quell'apprendistato per diventare cosa fra le cose. Assurgere a quella dimensione in cui le cose sono anzitutto visibilità per un certo tempo prima di mutare, prima di procedere nel processo metamorfico della realtà. Nel Malte, tra le cose che entrano nella visibilità, c'è soprattutto l'infanzia, un passato che si rianima, riappare, e così facendo rende possibile all'io di diventare chiaro a se stesso. Vedere, in Rilke, non ha nulla di psicologico, nella lettura di Iesi, non è rievocazione alla memoria, ma è un concreto chiamare le cose alla visibilità. Il vedere vuole instaurare un rapporto non psicologico, ma ontologico fra il soggetto e le cose, fra individuo e mondo. La stessa problematica regna, come sappiamo, in tutta la recherche di Marcel Proust. Fintanto che Marcel cerca di rievocare alla memoria coscientemente il tempo perduto, egli fallisce miseramente. Ed è solo involontariamente, attraverso atti e avvenimenti improvvisi, che il passato è non psicologicamente, ma concretamente, realmente, ontologicamente ritrovato, quindi non ricordato, ritrovato. Quindi quello dell'imparare a vedere, il divenire chiari a se stessi, non è un processo psicologico ma ontologico, è il rispecchiamento dell'io nelle cose divenute visibili. E soprattutto, quello è importante per Iesi, è a partire dalla visibilità delle cose che inizia la loro denominazione, la loro descrizione, la loro evocazione. Quel processo linguistico che deve trattenerle nel visibile il più a lungo possibile, prima che precipitino nuovamente nell'invisibile. Se, adesso vengo alla comparazione delle tre traduzioni, non so cosa vedete, si riesce a ingrandire un po' l'immagine? Non credo. Se si privilegia invece un punto di vista psicologico, come fa Errante, l'imparare a vedere sarà declinato in modo intimistico, come un'illuminazione della coscienza sull'inconscio buio e nascosto. Ho dentro un misterioso cantuccio che ignoravo. Cantuccio è la traduzione di Errante per ein Inneres, che letteralmente significa un interno. Se si privilegia invece un punto di vista esistenziale, come fa Zampa, il tono si fa più riflessivo ed ecco che il vedere si tramuta nella sua traduzione in uno squarcio della conoscenza su recessi, al plurale. Iesi traduce letteralmente ein Inneres con luogo interno, in perfetta sintonia col dettato rilchiano. Ein Inneres, luogo interno, non è un cantuccio, non è recessi, ma è esattamente quel cono d'ombra, quella forma in cavo dove si vanno a depositare le immagini del passato. Ma se, d'accordo con Iesi, questo sehen lernen, questo imparare a vedere, è imparare ad afferrare, fotografare attraverso la scrittura le cose che stanno precipitando nell'invisibile, allora, l'inizio del Malte non mette in scena un dramma psicologico o esistenziale, ma mette in scena il dramma della scrittura stessa. La drammatica dialettica fra la volontà di nominare le cose, prima che si trasformino e scompaiano nell'invisibile, e la chiara coscienza dell'impossibilità di riportare alla visibilità tutte le cose che vorremmo fissare e trattenere in nostro possesso. Rilke, in una parola, non è Marcel Proust. Il suo tentativo di afferrare, attraverso il linguaggio, l'immaginario perduto, si rivela alla fine fallimentare. Ma questo fallimento diventa costantemente tema della sua opera. Nel Malte, per esempio, non solo assistiamo all'invisibile, scusate, all'inevitabile sfuggire da parte di numerosi fantasmi del passato nell'invisibile,
ma troviamo anche una dura critica a chi, come l'amatissimo Ibsen, cercò in ogni modo di trattenere nella visibilità più cose possibili, forzando il principio formale e stilistico del dramma fino a farlo implodere. Il secondo luogo che voglio allora mostrarvi e commentare è l'appunto di Malte sui drammi di Ibsen. Ve lo leggo velocemente. Secondo. Dice Malte di Ibsen: destinato com'eri alla rappresentazione, poeta tragico fuori del tempo, dovevi trasformare di colpo questa capillarità nei gesti più convincenti, nelle cose più concrete. Allora commettesti la violenza senza esempio della tua opera, che sempre più impaziente, sempre più disperata, cercava tra il visibile l'equivalente per la visione interna. C'era un coniglio, una soffitta, una sala in cui qualcuno andava e veniva. C'era un tintinnio di vetri nella stanza accanto, un incendio dinanzi alle finestre. C'era il sole. C'era una chiesa e una valle rocciosa che assomigliavano a chiesa. Ma questo non bastava. Alla fine dovettero entrare le torri e le montagne intere. E le valanghe che seppelliscono i paesaggi si riversarono sulla scena sovraccarica di cose concrete, per amore dell'inconcepibile. Allora non ce la facesti più. Le due estremità che avevi curvato fino a congiungerle scattarono via l'una dall'altra. La tua forza pazzesca fuggì dalla verga flessibile e fu come se la tua opera non fosse stata. È una critica, quella di Malte, che ritroviamo identica, scritta nello stesso anno, in uno scritto del giovane Lukács del 1909, Storia e sviluppo del dramma moderno. Ma chiudo immediatamente la parentesi, ma è molto significativa questa coincidenza di temi e di date. In cosa consiste la critica di Rilke, Malte a Ibsen? Rilke lo spiega a un suo traduttore in una lettera. Dice: la vita, la nostra vita di oggi, non si può quasi rappresentarla sulla scena, poiché si è ritirata tutta nell'invisibile, nell'interno, e non ci si comunica che per nobili voci. Ma il drammaturgo non poteva attendere che essa si manifestasse, doveva farle violenza, e questa vita non ancora rappresentabile. Scusate, doveva farle violenza questa vita non ancora rappresentabile. Perciò l'opera gli scattò finalmente dalle mani come una verga troppo incurvata e fu come se non l'avesse mai fatta. Qui Rilke, come anche Lukács, si riferiscono agli ultimi drammi di Ibsen, sovraccarichi di immagini, di descrizioni, di personaggi, che a volte non hanno nulla a che fare con la trama del dramma. Anche in questo caso, Jesi traduce la violenza compiuta da Ibsen letteralmente. Cercare in modo disperato e impaziente tra il visibile, unter dem Sichtbaren, l'equivalente, nach dem Äquivalenten, per la visione interna, das Innen gesehen. Errante traduce unter dem Sichtbaren, quindi tra il visibile, addirittura con sotto la specie del visibile. Quindi non fra il visibile, ma sotto il visibile. Come se vi fosse un'altra realtà al di là dell'apparenza. E dice cercare l'equivalenza per le interne visioni, visioni al plurale. Come se vi fosse allora una corrispondenza da cercare fra i sogni e una realtà non apparente. Di nuovo un dramma psicologico. Zampa invece. Per Zampa, invece, la violenza di Ibsen è cercare nel visibile gli equivalenti per gli accadimenti interiori. Dunque, cercare una corrispondenza fra ciò che è nel visibile, quindi fra ciò che è palesemente visibile, e accadimenti interiori, dove accadimenti interiori, massimamente lontano da visione interna,
Rimando di nuovo esistenzialmente a stati d'animo, in tedesco si dice Erlebnisse, esperienze dell'anima. Dunque, con Errante e Zampa ci allontaniamo dal senso vero della critica di Malte a Ibsen. La violenza di Ibsen non riguarda la psiche o l'anima, ma è formale, è della scrittura. E riguarda il rapporto ontologico fra visibile e invisibile. Quella di Ibsen è la forzatura che vuole portare a visibilità concreta attraverso il linguaggio poetico ciò che è sfuggito, ciò che è mutato. In conclusione, vi sono alcune differenze evidenti della traduzione di Iesi da quella di Errante e di Zampa, su cui non ho voluto soffermarmi perché sono ovvie. Sono differenze nella scelta lessicale, di sintassi, eccetera. Ma evidenziare queste differenze non è ancora l'essenziale, perché esse si dilungano nei particolari e ci fanno perdere di vista il tutto del romanzo nella sua traduzione. Ciò che a mio avviso è importante sottolineare è la diversa intenzione sulla lingua, che dà vita a tre traduzioni completamente diverse. In una battuta, se il vedere, in senso psicologico o esistenziale, come osservare, ricordare, rievocare, l'invisibile, mi porta come lettore, mi spinge, mi invita a leggere il Malte come il romanzo di una vita, di una biografia, di un individuo, ecco invece che il vedere, come strappare attraverso la lingua letteraria le cose al pericolo della loro scomparsa, mi invita a leggere il Malte come la vita di un romanzo. Queste mie conclusioni, che attraverso una critica delle traduzioni vogliono sottolineare che con Iesi possiamo affermare che il Malte non è un racconto biografico, ma la messa in scena della scrittura del suo fallimento. Fanno valere già, appunto per il romanzo, ciò che Iesi vede nell'opera poetica tarda di Rilke, soprattutto nelle Elegie Duinesi. Iesi, come critico dell'interpretazione orfica dell'ultimo Rilke, ritiene arbitraria ogni interpretazione che non consideri la costante percezione di Rilke dei limiti dell'uomo poeta, se non addirittura della fatalità del fallimento. La parola rilkiana non è per Iesi né sacra né vera, come lo è stata per generazioni di interpreti, ma è una parola silenzio, una tappa del linguaggio dall'espressione all'ammutolimento. Iesi scrive che questa parabola di Rilke verso il silenzio è un itinerario da determinare nelle sue vicende con gli strumenti della filologia. E con questo siamo di nuovo al principio della coscienziosità da cui sono partito. Concludo. Ciò che Iesi mira a mostrare, non solo come interprete delle elegie, ma anche come traduttore, è la funzione puramente retorica, volitiva e senza contenuto dell'eloquio rilkiano, il vuoto echeggiare di luoghi comuni, il divenire leggero, aperto, semplicemente significante della parola poetica. Il suo continuo rovesciarsi da espressione di un significato profondo in pura occasione retorica. Il romanzo Malte, allora, come le vicissitudini di un romanzo. Se oggi la dimensione allegorica del linguaggio di Rilke è oramai un dato assodato della ricerca, e può sembrare addirittura scontato ribadirlo, meno scontato è invece mostrare come le diverse intenzioni sulla lingua dei traduttori possono guidare oppure sviare chi legge l'opera di Rilke in traduzione verso un'interpretazione piuttosto che in un'altra. Concludo allora osservando che in Iesi la coscienziosità dell'interprete e del traduttore vengono a coincidere. Quello che Iesi identifica con la dialettica, come la dialettica fra visibile e invisibile in Rilke, non si articola su uno sfondo psicologico o esistenziale, ma linguistico. Tutto il materiale lessicale rilkiano è per Iesi il prodotto di un'oscillazione semantica, dice Iesi. È ciò che prende forma in un duro processo di apprendistato da parte del poeta che vuole imparare a vedere e a nominare le cose. Ed è ciò che Iesi tenta di restituire e di far riverberare anche nella sua traduzione. Vi ringrazio.
sono stati toccati alcuni temi che mi sono particolarmente cari. Riservo tutto dopo, soltanto una, diciamo così, una considerazione. Questa lettura psicologica di Errante, del Malte, non è solo del Malte, è di tutto Rilke, ma è di tutto quello che Errante ha tradotto, perché anche lui lo teorizza, e questa di nuovo è un'attitudine proprio traduttiva. Gli autori gli sono serviti per esprimersi, cioè lui si esprime attraverso gli autori che traduce. Infatti Errante non ha mai scritto niente di suo, ha sempre cercato nelle varie fasi della vita di avere degli autori consonanti. D'altronde Rilke è di un certo periodo, Goethe, secondo Faust, sarà del tardo periodo. Proprio questo lo teorizza, questo emerge molto bene, grazie. E adesso verrà a parlarci di un'altra lingua e di un altro autore e di altri traduttori. L'ultimo relatore, Pietro Taravacci dell'Università di Trento. Professore ordinario di letteratura spagnola, direttore di riviste, traduttori di innumerevoli opere poetiche. Ricordo la prefazione al suo volume Luzzi, Caproni, Zanzotto, note di letture di Antonio Prete, recentissimo. E nella sua produzione mi piace sottolineare anche la frequenza di edizioni con testo a fronte, che rimarcano anche la sua propensione al rischio. Perché il testo fronte naturalmente permette a chi poi mi fornisce di gettare uno sguardo. Ci parlerà della vigenza ritmica nelle traduzioni lorchiane di Oreste Macrì, di due grandi nomi a confronto. Grazie davvero Paola Maria che, per questo invito che mi fa ricordare i numerosi frequenti colloqui che abbiamo fatto quando eravamo colleghi a Bologna, soprattutto nei viaggi di ritorno, e spesso si finiva col parlare di traduzione. Allora io mi occupavo soprattutto di traduzione in testi medievali, poi mi sono spostato con il tempo verso la poesia e anche il teatro, insomma. A letterature, a, diciamo, testi più recenti. Allora, faccio una piccola premessa. Queste mie note nascono da una linea metodologica che, se vogliamo, possiamo anche definire poetico-traduttiva, che vuole che l'esattezza della traduzione di un testo poetico sia direttamente proporzionale alla vicinanza genetica delle lingue. Quindi, tradotta e la traducente. Lo spagnolo e l'italiano lo sono vicine, e quindi quanto più vicine sono le lingue, tanto più il traduttore deve percepire quella prolungata esitazione tra senso e suono che, appunto, secondo Valéry, definisce la poesia stessa. Ma parliamo di Oreste Macrì. Ho scelto questo autore perché Oreste Macrì, nato nel 1913, morto nel 98, è uno dei maestri dell'ispanismo, uno dei fondatori dell'ispanismo italiano e diciamo questa fondazione dell'ispanismo italiano nasce proprio attraverso la traduzione di testi che, come nel caso di García Lorca, non erano stati ancora tradotti. Fa parte di quella ampia schiera di diciamo, accademici che non sono nati ispanisti, ma lo sono diventati. Ricordo, beh, Oreste Macrì era un filosofo, se vogliamo, poi è diventato un letterato e anche un ispanista, soprattutto. Anche Carlo Bo, un francesista che della stessa generazione, molto legati fra di loro, che appunto si è trovato ad avere le mani in pasta nell'ispanistica e nella traduzione soprattutto. Queste due figure, quindi, iniziano a tradurre negli anni della più sensibile affermazione in Italia dell'ermetismo e questo direi che segna una concomitanza tra appunto le prime traduzioni di Lorca e diciamo la corrente poetica dell'ermetismo, tanto che
mette in moto una polemica proprio legata a questi due elementi, a questa concomitanza, una polemica che Sciascia, per esempio, raccoglie immediatamente, anche se poi questa polemica emerge proprio avanti negli anni 60. Sciascia rimprovera tanto a Bo, soprattutto a Bo, ma anche a Macri, il quale si fa carico di rispondere anche in difesa di Carlo Bo, rimprovera il fatto di aver trasformato García Lorca in un poeta ermetico, quasi come se poi Lorca non lo fosse, almeno in parte. Ecco, di fatto, diciamo, le valenze poetiche e i risultati della poesia lorchiana si possono in gran parte, sovrapporre ai risultati dell'ermetismo italiano, anche se quell'ermetismo, tra virgolette, in ambito ispanico, bisogna mettere tra virgolette questo termine, provengono da una tradizione che è la tradizione popolare, che si sposa con quella colta, che appunto fa un uso a volte, direi, non dico eccessivo, ma insomma molto frequente, di metafore che si avvicinano molto a quelle dei poeti ermetici. La prima traduzione lorchiana, nella quale Macri, nel giugno del 39, appena 27enne, si cimenta, è quella della Oda a Salvador Dalì. Un lungo componimento di 113 versi, in alessandrini liberi, divisi in quartine, che nell'edizione delle Obras Completas di Lorca è compreso in Otros Poemas Sueltos. Ora, questo non è il testo, diciamo, centrale del mio discorso, però è la premessa per far capire come lo stesso Macri è andato evolvendo nella sua tecnica e nella sua sensibilità traduttiva. Otros Poemas Sueltos è una sezione che raccoglie di fatto composizioni poetiche, specialmente giovanili, che Lorca scrisse in epoche diverse, che non pubblicò nei suoi libri, non incluse nei suoi libri, ma pubblicò in riviste senza alcun intento di appunto raccogliere. Quindi non compare questo componimento né in Libros de Poemas né nel poema del Cantejondo né appunto nell'ultima, insomma, qui dovrei dire elencare tutte le opere, le raccolte poetiche di García Lorca, l'ultima delle quali è il Divan del Tamarit del 1936, scritta poco prima della sua morte. In quella giovanile traduzione della Oda a Salvador Dalì, pubblicata nel 1939, appunto, sulla rivista milanese Corrente, si osserva già uno sforzo di restituire il ritmo dell'originale spagnolo, sebbene in molti casi gli alessandrini lorchiani, siano resi con alcuni aggiustamenti. Prendo a prestito questo termine, questo sintagma, dalla più autorevole alunna di Macri, che è Laura Dolfi, che ha fatto una breve analisi di questi aggiustamenti che appunto ora mi fa gioco ripetere qui molto brevemente. Come è stato osservato appunto da Laura Dolfi, questi aggiustamenti al regolare, queste variazioni sul regolare andamento alessandrino, che prevede appunto due settenari regolarissimi con una cesura inevitabile, eccetera, al centro, questi diciamo aggiustamenti portano ad un nuovo ritmo, ma non sono mai casuali, non sono mai frutto di una incapacità di ripetere e di riprodurre l'alessandrino, ma sono, diciamo, un compromesso nel gioco fra suono e senso che era ben presente a Macri, appunto al Macri giovane, molto prima ancora di quando questi problemi appunto
di relazione fra suono e senso arrivassero poi alla disciplina della ritmologia, ecco, insomma, no? Ecco, quindi questi aggiustamenti sono significativi. Ora potremmo fare qualche esempio anche veloce, ma diventano ancora più significativi se noi confrontiamo la traduzione di questo stesso, di questa stessa ode a Salvador Dalí con quella che ha fatto poi, ha prodotto Carlo Bo, il quale è, diciamo, il traduttore che ha assicurato che ancora adesso viene considerato un po' il traduttore canonico di García Lorca. In quel caso, ecco, nella traduzione, che è molto più tarda però rispetto a quella di Macri, della stessa opera, l'autore, cioè il traduttore, sebbene sia uno degli strenui difensori dell'ermetismo e quindi molto addentro alle formule, anche ai riti, appunto, che comporta la riproduzione di formule difficili, a volte rare, ecco, dell'autore spagnolo, tende Carlo Bo a, se vogliamo dire, addomesticare un po', cioè a lasciare per un momento da parte il suono per arrivare ad una traduzione che di fatto rompe, forse più casualmente, la regolarità dell'alessandrino, molto più di quello che appunto fa Macri. E quali sono questi aggiustamenti a cui abbiamo fatto riferimento nella giovanile traduzione di Macri? Vado veloce su questi aggiustamenti perché poi invece la mia seconda parte riguarderà proprio il momento in cui Macri, passati almeno 10 anni, poi continua a tradurre lo stesso Lorca in varie edizioni, però già nel 49 esce una traduzione che noi possiamo definire magistrale. Quindi questa che sto presentando, cioè la prima traduzione del 39, è un po' la premessa ad una vocazione alle traduzioni magistrali. Questi aggiustamenti, ripeto, dimostrano una sensibilità e una competenza anche, e una volontà di privilegiare, di non abbandonare il ritmo. E non parlo soltanto di un rispetto metrico prosodico, ma proprio di un ritmo, o meglio userei il termine alla Méchonique, un ritmos che diventi la forma dinamica che è tipica di ciascun singolo componimento. Allora, non so se attraverso questi aggiustamenti si possa capire, ora diciamo tutto così molto in fretta, velocemente, però io credo che si possa già individuare che nessuna variazione dell'alessandrino canonico di García Lorca è casuale, ma tenta sempre di riprodurre questa forma dinamica, questo ritmo, questo ritmos del testo originale. Per esempio, alla regolare giusta posizione di settenari, direi che a volte Macri sceglie una giusta posizione di senari e settenari, oppure settenari e senari. Faccio un esempio: senari e settenari, Cadaqués en el fiel, dell'agua y la colina, Cadaqués nel raggio, tra l'acqua e la collina. Settenario, scenario, e l'ombre fissa fuerte, la calles en los hadas. Batte i lastrici l'uomo come piede con piede sicuro. Oppure, ora qui non vi tedio con altri esempi, però a volte mette insieme settenari e ottonari, ottonari e settenari, dipende appunto dal primo luogo. Oppure anche arriva addirittura a comporre, a tradurre, a rendere l'alessandrino con un endecasillabo seguito da un senario, naturalmente allungando considerevolmente la misura
dell'Alessandrino, però anche in quel caso un'attenta lettura ci dice che si insegue sempre un ritmo che è poi all'interno stesso, in quel gioco fra suono e senso che lo stesso Lorca aveva perseguito, insomma. Accanto a queste ricreazioni, che possiamo definire così, ritmiche, vi è anche un attento rispetto di un registro che Macri individua come un registro alto. Quindi all'inizio uno potrebbe dire no, ha innalzato troppo, ha nobilitato il linguaggio, però Macri, a parte che non sono naturalmente questi esempi molto, molto dissacranti, ma direi che Macri individua nel linguaggio, nel registro di questo poema, una sorta di sacralità, una ritualità, ecco, linguistica, che appunto cerca di rendere in italiano attraverso una esatta semia dei vocaboli e dei sintagmi che appunto permettano al lettore italiano di cogliere quella sacralità che soltanto al lettore spagnolo, del testo spagnolo era evidente, ma che aveva bisogno appunto di un'intermediazione verso il lettore italiano proprio attraverso questo innalzamento del registro del testo stesso. Quindi direi che in vari modi, a volte stringendo, a volte allungando, a volte appunto innalzando il testo stesso, quindi direi che è chiaro che Macri lavora di detrazio ad etio oppure transmutatio, secondo quei valori discreti che la traduttologia ci ha insegnato, per cogliere quella étrangeté che Blanchot appunto definisce fondamentale nell'idioletto poetico, in questo caso nell'idioletto lorchiano, e per rendere quella hubris espressiva che è tipica di García Lorca e soprattutto in quel componimento. Ma il titolo del mio intervento in realtà appunto si dirige verso la vigenza ritmica delle traduzioni lorchiane di Oreste Macri, laddove appunto queste traduzioni sono nella mia intenzione, volevano rispondere a questa diciamo eccellenza delle traduzioni, questo carattere magistrale. E devo dire che con il testo che, scusate la pochezza del mezzo, sono semplici fotocopie costruite con un collage veramente rudimentale, non avremo né tempo né modo di leggere più di tanto, ve l'ho lasciato soltanto come pezza d'appoggio per le mie considerazioni, però direi che fra le traduzioni magistrali di Macri c'è proprio questo componimento che è intitolato appunto Il Llanto, il famosissimo Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Ignacio Sánchez Mejías era un intimo amico di Lorca, un famoso torero, ma direi che le elegie che sono state composte, prima fra tutte questa di García Lorca, hanno trasformato la personalità di questo intellettuale, scrittore, autore di testi teatrali, che è appunto Ignacio Sánchez Mejías, in una immagine di torero puro e semplice. In realtà l'identità e il ruolo che ha avuto Ignacio Sánchez Mejías nella cultura spagnola, soprattutto nella generazione del 27, è abbastanza superiore a quello che è la fama che è stata tramandata. Di fatto la morte stessa dell'amico avvenuta
in un'arena come Torero, appunto, il 13 agosto del 1934, ha fatto sì che questa immagine di Sanchez Mejías sia rimasta un po' fissata a quest'identità. Ecco. Ora, questo è un componimento che, soltanto sfogliando queste fotocopie, questo testo, dando un'occhiata superficiale a questo testo, direi che è un'elegia composta da vari metri, quasi a testimonianza di una sorta di sperimentalismo da parte stilistico, da parte dell'autore di Lorca, una varietà appunto stilistica, compositiva, espressiva, pur all'interno di un unico testo che vuole naturalmente celebrare con tono elegia con la morte dell'amico, è una varietà, dicevo, compositiva che il traduttore non può disattendere. E il ritmo della prima delle quattro parti che vedete qui, intitolata La cogida e la muerte. Se guardate anche i titoli delle quattro parti, in qualche modo vi accorgerete che sono frutto della volontà di narrare, ma alla fine anche di riflettere, anche metapoeticamente, sulla morte legata alla poesia, alla necessità di scrivere della morte. Il ritmo di questo primo componimento dei quattro è segnato dalla ripetizione per ben 26 volte, da 26 occorrenze, di una delle formule più note della cultura letteraria spagnola. Chi non conosce questa espressione alla finco della tarde? E che appunto nella sua misura ottosillabica, è un ottonario composto da anapesto, quindi con un accento in terza sillaba, più un tribraco e un accento in settima sillaba. Attraverso questa appunto misura e con questo ritmo imprime un andamento anapestico egiambico anche, e quindi un incipit in levare, e quindi un andamento particolare anche agli endecasillabi. Che l'endecasillabo abbia questo andamento, almeno nella tradizione spagnola, non è così scontato, però direi che gli endecasillabi, alternandosi con la formula ottonaria, formano una struttura di canto e controcanto, ovvero una forma dinamica, se vogliamo dire, un ritmos con Mechonique, che è particolarmente vocata alla elegia lorchiana. E la traduzione di Macri, direi che recepisce appieno tale andamento, direi che non lo tradisce quasi mai, forse mai, consentendo al lettore italiano di restituire intatto, di recepire intatto quello che appunto è il ritmos della narrazione, il resoconto meticoloso, addolorato e insieme mitico della tragica morte dell'amico, imprimendo al resoconto stesso una trattenuta forza rituale. Cioè la ritualità di questa prima parte nasce appunto da questi elementi che sono anche elementi, se vogliamo, tecnici, ma interpretano naturalmente la disposizione d'animo dell'autore e anche la sua come dire, posizione poetica di fronte all'evento. Il secondo testo, La sangre derramada, il sangue sparso, ha problemi, cioè ha valenze e soluzioni abbastanza simili, anche se qui direi che passiamo al verso ottonario che si propone come diciamo il verso forte della tradizione spagnola. Anche qui però giochiamo con un scenario che in controcanto con l'ottonario imprime un ritmo particolare. Voglio anche osservare che
questa è un'interpretazione sia mia che di altri critici, quel che non quiero verla, che è un po' il ritornello, l'esclamazione, è la disposizione, diciamo la posizione dell'autore di fronte alla morte dell'amico, questo che non quiero verla, non lo si può leggere se non mettendo un accento forte su quel no quiero verla. Quindi non possiamo leggere, diciamo, comunemente che non quiero verla, ma che non quiero verla, e questo è senz'altro stato colto, ancora una volta qui c'è un incipit in levare, che non quiero verla, non voglio vederlo, e viene quindi questa costruzione rispettata, quindi attraverso l'accento in seconda e quinta sillaba, da Macri. Al traduttore infatti non sfugge il fatto che il scenario del ritornello crea anche qui un contrappunto con gli ottonari del romanze, i quali svolgono tradizionalmente, ma anche qui, una funzione per, diciamo, puramente narrativa, in obbedienza a quello che è appunto il valore canonico dell'ottosillabo, l'ottonario spagnolo. Al tempo stesso, però, attraverso quella combinazione con il scenario, e quindi attraverso le due diverse misure metriche, si apre uno spazio meditativo eminentemente lirico proprio all'interno del tessuto narrativo. Ora, questo Macri lo coglie in modo esemplare, magistrale, coglie in modo magistrale questa struttura interna e la dinamica stessa del componimento. Sono numerosi gli esempi in cui Macri dimostra di riconoscere e restituire questa tensione poetica ed evocativa mediante soluzioni varie. Leggo soltanto due versi spagnoli per dimostrare come poi Macri non si limita ad una esattezza metrica, metrico-prosodica, ma cerca di cogliere anche in laddove interviene personalmente, cerca di cogliere, diciamo, un testo nascosto, se vogliamo, alcune valenze poetiche che sono implicite nel testo spagnolo e le esplicita. Un esempio è questo: No se ferraron sus ojos, naturalmente il soggetto è Sánchez Mejías, No se ferraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca, che diciamo due versi che rappresentano plasticamente la forza e il coraggio di questo torero che non chiude gli occhi di fronte alla morte. Non si chiusero i suoi occhi nel vedersi lì le corna, dove appunto si noterà, nel vedersi lì le corna, si noterà come la plasticità dell'immagine poetica è garantita, addirittura esaltata dal riflessivo vedersi, che non c'è naturalmente nel testo di Lorca, e dal deittico lì, che in qualche modo teatralizza questa immagine, questo momento, diciamo, dando alla figura di Sánchez Mejías, prossimo alla morte, una figuratività teatrale. Poi, per quello che riguarda il terzo movimento di questa lunga elegia, vediamo che si cambia ancora una volta metro, e torniamo però agli alessandrini che videro Macri esercitarsi nella primissima sua traduzione, nella Ode a Salvador Dalí, che, come abbiamo già detto, era in alessandrini. Ecco, in questo caso l'alessandrino richiede a Macri, scusate, delle necessarie transmutaciones, delle inversioni di ordine, ma non queste inversioni non vanno mai a scapito né della sonorità, perché Macri in questo caso è magistrale nel produrre una traduzione dove i settenari sono perfetti,
e dove la cesura è sempre, direi, attesa, sempre rispettata. Addirittura interviene, così come ha fatto, come vi ho cercato di mostrare nell'esempio precedente, della parte precedente di questa elegia, cerca anche di cogliere, di estrapolare alcune valenze semantiche del discurso. Del testo. Prendo fra tutti un esempio che è questo: già se acabò la iuva penetra por su bocca. Qui sta già rappresentando la morte, il corpo presente morto, in parallelo poi con l'alma ausente. Allora, ripeto, questa lettura: già se acabò la iuva penetra por su bocca. E l'aere como loco deja su pecho hundido. La traduzione di Macri è: tutto è finito, penetra la pioggia nella bocca, folle il vento abbandona il suo petto consunto. Dove noi vediamo, per esempio, questo folle, l'aggettivo che apre il secondo verso che ho letto. Messo lì in funzione predicativa, che dà appunto all'aggettivo folle riferito al vento, una funzione predicativa che recupera appunto quel elaire como loco, l'aire in questo caso diventa vento, e quindi si recupera una funzione predicativa dell'aggettivo loco, cosa che una traduzione letterale o la stessa traduzione che fa, ora c'è tempo di vedere, di fare confronto, Carlo Bo, non coglie così appieno. Efficacissimo è anche il ripristino delle funzioni semantiche della cesura, che ho citato prima, che viene sfruttata questa funzione semantica. Un po' come la pausa versale quando c'è un enjambement che dal punto di vista grammaticale, sintattico, richiede che noi andiamo senza interrompere appunto la grammatica al verso successivo, però il fatto che l'enjambement diciamo esista alla fine di un verso, così come in questo caso la cesura crea una doppia tensione appunto fra suono e senso. Il senso, se vogliamo, la continuità di senso richiede che si vada avanti e si unisca quello che sta prima e dopo della cesura. Ma il suono vuole invece che questa sospensione, anche se impercettibile in una lettura, perché sottolineare direi interrompere la continuità di senso in modo eclatante sarebbe, diciamo, controproducente, però è chiaro che quella minima sospensione di suono dà al senso un valore, direi, pregnante. Faccio un esempio: batte Ignazio il caldo bramito non sentire. È un'invocazione che fa appunto Lorca all'amico, vatte l'Ignazio il caldo, e lì c'è la cesura. Quindi, se noi mentalmente e dal punto di vista della sonorità diamo senso a questa cesura, il termine caldo, l'aggettivo caldo, acquista un valore semantico che ci porta a riflettere e a non unire banalmente come aggettivo caldo al sostantivo, è come se ci fosse una piccola pausa di riflessione che naturalmente dà una valenza, un valore semantico maggiore all'espressione. E l'alma ausente, e termino perché credo di essere già e l'alma ausente, direi che sulla base di altri
di altri ritmi. Qua c'è un'alternanza di endecasillabi alessandrini. Può testimoniare se appunto devo andare veloce, come è necessario, per lasciare poi spazio al, immagino, ricco dibattito. Direi che anche in questo caso il traduttore è molto abile, e non solo, molto capace nel mettere insieme appunto questa parte con la parte precedente, che sono appunto in parallelo, in opposizione, e direi che rappresenta molto bene attraverso le sue soluzioni traduttive questa disposizione discorsiva e questa fonetica semantica che racchiudono tutto il paradosso con cui si conclude questa elegia, cioè il paradosso del corpo che è lì presente, ma l'anima se n'è andata. E per testimoniare, diciamo, attraverso un esempio, questa efficacia della traduzione di Macri, direi di leggere La madurez insigne de tu conocimiento, tu apetencia de muerte y el gusto de tu boca, che Macri restituisce in lingua italiana in questo modo: la tua maturità insigne del sapere. Anche qui troviamo la cesura che divide il sostantivo astratto maturità e l'aggettivo insigne, con questa cesura che non è insignificante, la tua brama di morte e il gusto del tuo labbro, dimostrando così il traduttore di avere anche una quella che stamani è stata definita comunanza di sentire tra autore e traduttore, e quindi potremmo concludere dicendo che in questo caso Macri ha ben dimostrato di appartenere a quella comunità di traduttori a cui Bonnefoy fa riferimento, laddove i traduttori sono poi i poeti stessi. Va bene, vi ringrazio. Molte grazie a Pietro Taravacci per questa, diciamo, carrellata di poesia. E a questo punto io direi passiamo veramente finalmente alle domande, cioè alla tavola rotonda. Chiederei a Michele Sisto di venire a coordinare le nostre domande. Provo a tirare le fila per introdurre un po' la discussione di quanto abbiamo detto oggi. Poi ci sono delle domande che si possono fare online. Qui ho aperto la chat, quindi chi da casa volesse fare delle domande può farle in questo momento. Io le girerò ai relatori. Per tirare le fila vorrei fare a tutti i relatori una domanda generale, e ci arriverò fra un minuto. E prima riflettere un po' sui criteri che sono emersi oggi sul come valutare una traduzione magistrale. Ci sono varie possibilità di farlo e vari punti di vista dai quali attribuire valore a una traduzione. Un primo criterio potrebbe essere l'influenza che una certa traduzione ha avuto nel suo tempo, come l'Ossian di Cesarotti, Americano di Vittorini. Quindi il valore che una traduzione ha avuto per i contemporanei di quella traduzione lì, e magari per una, due, tre generazioni, è un valore che noi possiamo accertare storicamente, andiamo a vedere i documenti, memorie, carteggi, recensioni, eccetera, possiamo vedere fino a quando l'influenza, l'interesse, il peso di una tradizione dura, possiamo in qualche modo anche sociologicamente misurarne la permanenza e anche l'uso che ne hanno fatto gli scrittori italiani. Prendendola a modello, citandola, eccetera. In questo caso, appunto, è il passato a darci il criterio di valore. Valeva per loro nel passato. Mi sembra sia tra le relazioni di oggi il caso di Tommaso Gargallo, che appunto per quasi un secolo è stato,
letto e influente, tra i molti traduttori di Shakespeare citati, ne prendo uno, Michele Leoni, che forse è il primo a fare una traduzione in versi, che ha avuto un peso molto notevole, poi il caso di Paolo Serini portato da Frederichi Eva, traduzioni che hanno avuto un valore storico, quella di Serini appunto sostituita da quella di Carlo Carena nel 2004 per lo stesso editore, vuol dire che in qualche modo quella di Serini in suo tempo l'aveva fatto. Questo, no? Sono i vari decreti che arrivano dalle case editrici, dalle storie letterarie, eccetera. Però nel passato, e noi possiamo misurarlo, un valore quella traduzione ce l'ha avuta ed è stata ritenuta, considerata per alcuni versi magistrale. Un secondo criterio, anche questo è emerso oggi, è quasi antitetico, cioè la forza che una certa traduzione può ancora esercitare sul lettore di oggi. Magari può accadere che una traduzione sia stata trascurata come un'opera letteraria anche autoctona per molto tempo e a un certo punto riemerge. Sono casi abbastanza rari, e quindi è il presente che in qualche modo ci dice: ah, quella traduzione è interessante, forse più interessante oggi di quando è stata fatta. Forse l'unico caso vero di questo tipo è la traduzione citata da Margherita Carbonaro all'Ombra della Morte della Rasupe, che forse a suo tempo non è stata così considerata, ma oggi in qualche modo documenta che c'è una ricezione della letteratura lettone che ha una storia, che quella traduzione lì è ancora leggibile, e se oggi vogliamo leggere in modo più ampio la letteratura lettone in traduzione, quella traduzione ha avuto una funzione pionieristica e oggi vale la pena rileggerla con questo nuovo sguardo, per un interesse un po' più specifico sulla letteratura lettone. Quindi il criterio di valore è: oggi c'è un interesse maggiore per letterature nordiche, per letteratura lettone in particolare, punto interrogativo, cioè lo decidiamo nel presente se questo interesse c'è, e allora rivalutiamo quella traduzione. Poi ovviamente ci sono i casi delle traduzioni fatte per l'oggi, quelle funzionano, ne sono state citate tante, quindi hanno valore effettivamente per noi, hanno valore nel presente, le traduzioni endolinguistiche di Sant'Agata, di Pasquini, le molte traduzioni dell'Odissea, citate da Andrea Taddei, e la traduzione di Serpieri dell'Amleto, per citare la più recente, tra quelle menzionate da Sandra Petrini. Infine, un terzo criterio, quindi due criteri sono, diciamo, quasi esterni, no? Al testo. Ha avuto un valore nel passato, lo possiamo documentare, ha un valore nel presente, lo possiamo documentare, e possiamo essere noi stessi in qualche modo a contribuire a decretarlo questo valore, indicando quella tradizione come particolarmente pregevole per qualche motivo. E poi c'è un criterio che possiamo definire genericamente estetico, cioè si può indagare se e come una traduzione, io avevo usato l'espressione, si costituisce come testo, citando Mechonik, ma si può dire in diversi modi questa cosa, come testo funziona, come dire, la possiamo riconoscere come opera d'arte nella nostra lingua. Questo peraltro è un criterio che oggi è stato in qualche modo evocato in varie forme, in diverse relazioni, è un criterio che ci permette anche di lasciarci un po' alle spalle i criteri del passato e che lasciano un po' il tempo che trovano e non permettono di giungere a un giudizio di valore che non sia schematico e anche un po' superficiale, come fedeltà, infedeltà, correttezza, scorrettezza, appropriazione, estraneazione, che sono cose molto generiche, però, come dire, un testo può essere molto infedele come l'Iliade del Monti e essere un testo molto bello e molto importante allo stesso tempo. Tra i testi che, tra le traduzioni che si costituiscono come testo, oggi forse i casi più espliciti erano quelli di Del Malte, di Iesi, che Ulisse ha dimostrato, come dire, tutte e tre in qualche modo si costituiscono come testo, ma sono tre testi diversi. E infine anche il caso di Macri, traduttore di Ilorca, da un punto di vista ritmico, da un punto di vista di resa, delle metafore, eccetera, del linguaggio poetico, come dire, è un testo che funziona nella lingua italiana. Quest'ultimo criterio sembrerebbe essere quello decisivo, no? Se accertiamo questo, allora va bene, traduzione ha valore. Dal mio punto di vista, questo è vero fino a un certo punto. Se poi quel valore lì non lo riconosciamo, mi spiego meglio. Mettiamo che l'Iliade
è un capolavoro del modo di tradurre neoclassico, questo è un valore riconosciuto per molto tempo, dopodiché noi quella cultura poetica lì, che ha una sua vita, un'importanza enorme al suo tempo, eccetera, non l'accettiamo più, non ci riconosciamo più, non è più la nostra lingua culturale, non è più il nostro paradigma. Quel testo lì, nella nostra astrologia del presente, non funziona più. Cioè, se decidiamo che funziona, la facciamo funzionare. Quindi l'Ilia resta a scuola, i monti resta a scuola, in qualche modo quella cultura ce la portiamo dietro. A un certo punto, e forse nell'intervento di oggi è venuto fuori che si è spezzato il filo, l'Ilia dei monti, insomma, ce la stiamo lasciando un po' alle spalle, la scuola l'ha abbandonata, l'ha sostituita con altre traduzioni. E quindi anche se quel valore l'abbiamo riconosciuto fino a 5 anni prima, 10 anni prima, 20 anni prima, non lo riconosciamo più, anche se esteticamente quell'opera, quella traduzione, sì, costituisce un testo, funziona. Quindi, come dire, anche il criterio estetico non può essere un criterio assoluto, va in qualche modo intrecciato con gli altri criteri, chiamiamoli, credo, chiamiamoli, sociologici esterni. L'ho detto un po' rozzamente, ma spero che nella discussione possiamo intenderci un po' meglio. Questa è la premessa, il tentativo di tirare le fila. Adesso vorrei aprire la discussione, ovviamente poi girandovi anche le domande che piano piano arriveranno, con una domanda generale, che è questa. In che misura, secondo ciascuno di voi, dalla vostra prospettiva, dalle discipline che coltivate, eccetera, è utile leggere traduzioni del passato, perché le traduzioni del presente non sono un problema, le facciamo continuamente, ci servono, quindi non c'è nessun dubbio che la nuova traduzione dell'Odissea sia utile. Ma rileggere De Monte, o rileggere Michele Leoni, traduttore dell'Amleto, o rileggere Vincenzo Errante, traduttore del Malte, o rileggere... Che senso ha? Questo ovviamente porta acqua al mulino del discorso che facevo all'inizio, se valga la pena costruire una storia delle traduzioni, includere le traduzioni nella nostra storia letteraria e quindi riflettere su un canone delle traduzioni. Però lascio aperta la domanda perché non conosco le vostre risposte e la domanda è questa: in che misura, che senso ha, se ce l'ha, e in che misura rileggere oggi traduzioni del passato, e anche in quali contesti eventualmente, perché magari la stringere, focalizzare su contesti particolari. A questo punto apro, non ci sono ancora domande dal pubblico, per cui se volete fare un primo giro su questa, e ovviamente se volete fare altre domande, io le raccolgo anche dal pubblico, dalla sala, e le giro poi ai relatori. Ultima domanda che ha appunto posto Michele. Risponderei così, che le traduzioni sono una forma di scrittura. Oggi ci sono molti saggi che insistono su questo, no? La traduzione è come un genere a sé e quindi entrano, diciamo, nella storia della letteratura in quanto traduzioni, in quanto genere particolare, per cui non si può non conoscere l'evoluzione oppure la storia delle traduzioni, perché sarebbe come ignorare la storia di una forma particolare di scrittura. Ecco. Invece, in relazione a quello che hai detto, hai osservato prima, cioè ci sono traduzioni che in qualche modo svelano il loro valore tardi. È il caso, non l'ho detto, ma della traduzione di Macri. Che ha anticipato, diciamo, degli elementi che soltanto il dibattito, critico-teorico della traduttologia ha in qualche modo, reso attuale. Quindi, direi che, come ho tentato di accennare prima, anticipa per esempio la poetica della traduzione di Mechonique inconsapevolmente. Lo fa però attraverso le sue soluzioni traduttive. Quindi questo mi sembrava di poter dire ora. Posso intromettermi? Una risposta molto breve. Forse leggere le traduzioni del passato nella misura in cui sono state lette da autori italiani, contemporanei o successivi. Sto pensando appunto al mio Errante, non voglio essere noiosa, ma Antonia Pozzi quello ha letto. Le Rilke di Antonia Pozzi o le Rilke di Alda Merini, come lei stessa confessa, sono le Rilke di Errante.
quindi psicologico, concordo pienamente con quanto Degas diceva oggi, però non hanno letto Jesi. Ecco, quindi l'influenza che Rilke ha avuto su di loro, la ricezione che ne è stata fatta, è stata attraverso quel filtro. Grazie. Mi aggrego per dire che a questo punto non avevo pensato e sono veramente d'accordo su quello che ha appena detto, perché intervenivo per dire un'altra cosa in realtà, ma è senz'altro fondamentale capire quali autori italiani e come il tal autore è arrivato ad altri autori italiani. Io avrei risposto invece alla domanda dicendo che leggere la traduzione di con l'Iliade, con Omero ci si può sbizzarrire, da Salvini a Monti a chi vogliamo. La risposta, secondo me, è che servono per capire quella cultura letteraria di quel momento, e in realtà poco danno a noi ora se non, per quello che è stato appena detto. Sul fatto che le traduzioni se ne facciano ancora, come tu dicevi all'inizio, è vero, se uno va in libreria di traduzioni, anche così, contro l'immagine no, della crisi degli studi classici, uno di traduzione dell'Iliade e dell'Odissea va in libreria e ne trova. Ma ne quante di queste, io mi sono posto questo problema dovendo intervenire qua, quante di queste possono diventare in qualche modo dei classici? Non tutto ciò che è in libreria può diventare un classico. Credo che la via della costruzione di un immaginario letterario condiviso da una comunità, forse questo fa parte dei criteri esterni che tu dicevi all'inizio, beh, quella possa essere un buon termometro per misurare se quella traduzione è un classico. Molti, al di là di Monti, talmente noto che nelle antologie di scuola media degli anni 60, degli anni 70, quella c'erano Monti e Pindomonte. Quella era la via. E io ho potuto scherzare all'inizio, iniziando con Monti e passando per Battiato, De André, Georges Brassens e così via. Ma al di là di quella, la Calsecchi Onesti, cioè io non l'ho trattata proprio perché è molto noto come tema, che è una traduzione dell'Iliade, dell'Odissea, dell'Iliade, molto mediata, tutti lo sappiamo, da Pavese, è stata la via attraverso la quale generazioni e generazioni, non di studenti del liceo classico, ma di studenti che sono andati a scuola, perché io mi sono divertito a vedere nelle indicazioni ministeriali, nei programmi, dalla Casati in poi, passando per Gentile, il ruolo che è stato dato alla necessità di tradurre queste cose per veicolare di volta in volta l'eroismo, i valori patri, oppure la conoscenza del mito, la traduzione letteraria. Ecco, quella è stata la via per la quale Omero è stato conosciuto. E concludo, anche portando a tanti fraintendimenti, perché se Psiche lo si traduce sempre come anima, beh, allora poi Odisseo nell'undicesimo avrà incontrato le anime dei morti, con tutti i fraintendimenti che questo comporta, laddove non esista un testa a fronte come atto di coraggio, no? Come è stato detto poco fa. Nella traduzione della Marinari, che è del 2010, è la prima volta che mi capita, il testo originale è sotto, come se fossero delle note a piè di pagina, come se fosse quasi no? Un elemento secondario, quasi che volontariamente si volesse mandare un messaggio che ciò che importa è la lettura del testo ormai tradotto. Io volevo dire una cosa, forse non leggermente fuori tema rispetto alla tua domanda, ma visto che sono l'unica persona che fa esclusivamente, qua ci sono altri traducono, ma io faccio esclusivamente la traduttrice, in questo caso naturalmente la mia risposta ha a che fare anche un po' col tema della nuova traduzione, della ritraduzione. Traduciamo, ma abbiamo sempre altre persone, altri traduttori alle nostre spalle. Leggere una vecchia traduzione di un autore di cui ti stai occupando, o addirittura lo stesso testo che stai ritraducendo, ti dà
ti fa capire che cosa stai facendo tu. Io faccio un esempio, ho ritradotto Homo Faber di Max Frisch. Io non, quando ritraduco una cosa, una roba già tradotta, mi tengo il libro ben lontano, non lo voglio guardare, la vecchia traduzione. Dopo aver fatto la prima stesura, o la prima stesura e mezza, le prime due, lo prendo in mano e do un'occhiata. E quando avevo iniziato a tradurre Homo Faber, mi sembrava una cosa, mi sembrava che funzionasse tutto bene, poi l'ho preso in mano, ho guardato la vecchia traduzione e ho visto che la mia era una schifezza, cioè mi sono resa conto che la mia traduzione era peggiore di quella che si stava rifacendo, cosa piuttosto imbarazzante ovviamente. Il confronto con quella traduzione mi ha fatto capire che la mia intenzione non era abbastanza forte e è stato l'impulso che mi ha fatto capire come io dovevo leggere quel libro diversamente da chi mi aveva preceduto. Cioè, vuol dire, una cosa che scatta in quel modo lì, questo volevo dire. Così come oggi ho parlato di Dynas, non erano bruttine quelle traduzioni che ho, purtroppo erano quelle che hanno fatto loro, quindi non... io adesso sto lavorando su un progetto di questo tipo, e naturalmente importante per me, traduttrice, avere alle mie spalle questo lavoro. Sono strade non praticabili per me, però c'è, muoversi, è bello muoversi sempre sulle spalle di qualcun altro. Ma visto che ho il microfono, prego. Siamo in pochi, quindi sì. Meno. Va bene, secondo me sulle ritraduzioni dobbiamo discutere, perché ci sono diversi casi. Allora, nel caso di Serini, questa è la mia idea, Einaudi volle riproporre un'altra prospettiva, perché Carena lo dice lui stesso. Lui ha tradotto per il puro piacere di tradurre, per divertimento. Io non mi sarei mai messo a te, però ho fatto così. Però, per esempio, prendiamo un altro caso, prendiamo il giovane Holden. Ecco, la traduzione della Motti aveva delle difficoltà e delle scelte linguistiche che danneggiavano, cioè danneggiavano, nel senso tutto lo slang americano, diciamo, tutte quelle battute di dialogo del registro basso erano state tradotte in maniera un po', come dire, leggera. Ecco. Invece con Colombo, che è la nuova traduzione, si è adattato il registro delle varie parti del testo. Invece su Serini, in realtà, poi io non l'ho detto, il testo di Serini è stato ripreso dalla Mondadori, l'ha pubblicato negli anni 60, e quindi ha avuto anche la diffusione degli Oscar, che non è poco essere diffusi negli Oscar. E quindi, diciamo, sono interessanti questi diversi aspetti. E questa è una cosa. L'altra cosa, anche a me è capitato di tradurre un testo già tradotto, che è Le Génie Grandet di Balzac. Anch'io non ho guardato assolutamente, però mi sono segnato una serie di punti che non mi convincevano. Allora, io li ho viste non dopo la seconda, verso la fine, perché ero pure di farmi condizionare. E ho visto che effettivamente in quei punti lì non ero stato l'unico ad avere dei problemi, c'erano le soluzioni le più disparate. Non so se la mia vada meglio, non lo so, io quella che ho messo io è quella che sentivo. Però in alcuni casi la traduzione è quasi obbligata, non è che copi l'altro. In alcuni casi la traduzione è quella. In altri, invece, a causa della polisemia di alcuni testi e frasi, allora lì si aprono le interpretazioni. Grazie. A proposito di quella ritraduzione di Max Frisch, lì non si trattava di punti, ma si trattava proprio della cosa fondamentale in quel libro, che è la voce, il tono, la voce e quindi il personaggio stesso. In quel senso mi è stato utile perché ho capito che lì c'era un personaggio che non era, cioè c'era un personaggio che parlava in prima persona e che non era quello però c'era nella mia invece non c'era, non aveva ancora preso la sua voce in quel senso, quindi non un,
singoli problemi è un altro discorso, ma questo c'era proprio, e aver sentito come un altro avesse interpretato e quindi pronunciato quella voce, mi ha aiutato a trovare io una voce in qualche modo. Un punto che mi dava difficoltà in Visioni di Grandezza è una pagina dove si parla della vendemmia e delle operazioni che ci sono durante la vendemmia. Alcune cose non mi convincevano. Sono andato a rompere le scatole a un po' di amici che fanno vino, interrogandoli su che cosa facevano nelle varie fasi. Un'ultima fase è dopo che hai fatto la vendemmia, ci sono delle persone che passano dietro per vedere se sono rimasti dei grappoli. Allora quell'operazione lì ha un termine che lo esprime, che io l'ho utilizzato. Ecco, questo era uno dei, che nelle versioni precedenti non mi sembrava, mi sembrava un aspetto che non era stato messo in luce. Sandra Petrini. Ora che ho conquistato il microfono, lo terrò per mezz'ora. Scherzo. ma è interessante sicuramente la questione, non solo dal punto di vista dei traduttori, come abbiamo appena sentito, ma secondo me anche da parte dal punto di vista della ricezione. Come si diceva prima, durante la pausa, cioè come io dicevo, in fondo una vera storia della ricezione, io penso soprattutto quella teatrale naturalmente, però anche quella letteraria più in generale, non è mai stata scritta, e invece sarebbe interessantissimo scriverla, perché noi diamo a volte poi per scontato, o almeno noi siamo un po' più avvertiti, forse no, però diciamo il grande pubblico dà per scontato che le cose siano sempre state recepite allo stesso modo in cui noi abbiamo, partendo dalla permanenza delle funzioni umane, ecco, invece non è così, come si diceva, no? Allora, la ricezione, quindi le traduzioni ormai datate, ci danno un'idea ovviamente della ricezione di quel dato, quindi del contesto culturale, e questo è interessante. Ma ci danno forse, stavo riflettendo, un'idea anche della distanza che ci può essere, del gap incolmabile che ci può essere fra il successo di una opera, di nuovo sto pensando a un testo teatrale perché lì è più evidente, e del valore letterario, artistico, estetico. Cioè non sempre le due cose vanno di pari passo, ovviamente, no? Cioè un canone letterario dove mettiamo le saghe, i bestseller, dove li mettiamo? Da qualche parte si mettono, perché comunque hanno avuto una diffusione, ai noi, possiamo dire, se vogliamo essere un po' elitari, però di fatto da qualche parte vanno messi. A teatro questo è ancora più evidente. Cioè in una storia del teatro noi daremo spazio quantitativamente a un fenomeno come il Melò, che erano come delle specie telenovelas attuali scritte a più mani, dei serial televisivi, no? Io li paragono un po' a questo. Quindi un scarsissimo valore dal punto di vista estetico e artistico, ma hanno avuto un successo clamoroso. Ecco, allora, anche lì, no? Il canone, cosa intendiamo per canone? Il canone ovviamente per noi è un canone artistico, estetico, ma d'altra parte non possiamo neanche prescindere dalla ricezione che ne è stata data, che ha avuto una certa opera, e quindi in qualche misura anche le traduzioni. Cioè una traduzione può non essere molto valida dal punto di vista artistico della fedeltà filologica, ma di fatto è stata adottata poi per decenni nelle scuole, ha fatto scuola, e questo ha cambiato un po' le cose, ha tenuto un po' le carte in tavola, no? Quindi in qualche misura questa riflessione, questa discrepanza fra il canone artistico e quello, diciamo, la ricezione, insomma, la sociologia della letteratura, se vogliamo, no? Di queste cose si dovrebbe occupare la sociologia della letteratura, però di fatto dobbiamo occuparcene comunque. Ecco, non so se sono stata chiara. Grazie. Lisse Rogà, leggo intanto un intervento di Nonna Stancio, che ringrazia tutti i relatori per gli interventi, e rispondendo alla domanda dice: per me serve rileggere le traduzioni del passato per capire l'evoluzione delle lingue, sorgente e target. Inoltre è bellissimo gustare le traduzioni più datate, che hanno un sapore particolare. Sì, mi ha rubato la risposta a questo.
No, un passaggio che io ho censurato del mio intervento è appunto che Iesi dimostra di essere coscientemente dentro a una storia traduttiva. Questo è fondamentale, cioè non è ex novo, ma coscientemente un confronto col passato, dal punto di vista del traduttore. Invece dal punto di vista mio, come docente di traduzione, trovo interessante leggere le traduzioni del passato perché ci dimostrano che non soltanto i traduttori sono dentro una storia traduttiva, ma noi siamo dentro la storia della lingua. L'atto traduzione, come anche l'atto creativo, è sempre un atto di parole, mai di langue. Microfono. E quindi suggerisco sempre. Pronto, sì. Suggerisco sempre ai miei studenti di non affrontare la traduzione col vocabolario, no? Con la langue, ma che è sempre un atto di parola, una presa di parola. E quindi che di sentire anche nelle traduzioni datate, antiche, la lingua viva che pulsa dal passato, e, insomma, la eco che arriva nel presente. Questo per me è fondamentale per capire appunto che la letteratura e le traduzioni antiche, datate, vecchie, pulsano ancora perché sono una cristallizzazione momentanea di una parola viva. Giorgio Piras. Solo un'aggiunta, insomma, una piccola riflessione su quanto le traduzioni, l'apparire e il diffondersi delle traduzioni sia stato nella lunghissima storia del classicismo il segnale di rinnovata attenzione per l'antichità e per il classicismo, a cominciare dalla traduzione di Livio Andronico dell'Odissea, appunto, no? Cioè la letteratura latina nasce con una traduzione. E quello chiaramente è l'interesse del mondo occidentale verso l'Oriente, no? Quello è. Ma poi pensiamo appunto ai volgarizzamenti rinascimentali, il momento in cui rinasce l'attenzione per la classicità, si sente l'esigenza di tradurre, che magari in altre fasi della storia delle conoscenze linguistiche e letterarie non era necessario tradurre, perché almeno il latino era totalmente accessibile. Però pensiamo quanto, ecco, un nuovo classicismo spesso sia segnato da esigenze di nuove traduzioni, e forse in parte è vero anche nei secoli successivi per il mondo classico, anche queste continue, al di là delle contingenze editoriali che pure ci sono ovviamente, però forse talvolta sono segnali anche di questo, quindi forse vanno intesi anche positivamente o comunque come segnali storico-culturali, ecco, sostanzialmente le nuove esigenze. In fondo quello di cui ho parlato io oggi, il classicismo sette-ottocentesco ha visto una nuova fase di traduzione dei classici, una nuova riflessione su che cos'è la traduzione, che ha avuto, insomma, ha avuto una certa eco, ancora ne stiamo parlando oggi in funzione di una certa misura. Ecco, sono anche segnali di passaggi di storie culturali non banali. A questo proposito, cioè a proposito del ruolo fondamentale della traduzione nel rinnovare la letteratura, diciamo, ricevente, cultura ricevente, c'è un motivo che giustifichi quei due salti nel canone, mi pare, di Aso Rosa, no? Mm-hmm. Il 400 e il 600 sono abbastanza assenti. Cosa che per esempio nella letteratura spagnola non succede, nel senso che è vero che il 500 poi è il grande secolo, no? Forse proprio perché l'eredità umanistica comincia a lavorare, però il 600 spagnolo, per esempio, nel 600 in Spagna si traduce di tutto. Ecco, come mai nel canone, se non sbaglio era quello di Aso Rosa, sì. Ci sono questi due iati, questi due vuoti? Non me lo so spiegare, nel senso che essendo quel canone secondo me abbastanza rappresentativo degli studi letterari
dello stato degli studi letterari in Italia, vuol dire che su quei periodi non c'è tanto o non c'è tanto di altrettanto rilevante che per il 500 e il 700. Probabilmente andando a vedere troviamo delle traduzioni studiate, interessanti, però lui non si è sentito in dovere di inserirle nella sua ricostruzione narrativa, diciamo, della storia complessiva. Quindi forse non cercherei delle cause storiche, perché cioè, di fatto si traduceva e si traducevano cose importanti. Tra l'altro, appunto, parlavo del Don Chisciotte, che a partire dal titolo, che è rimasto quello dato da Franciosini, non è necessariamente l'unica traduzione possibile anche del titolo. Tra l'altro lui traduceva, credo, l'ingegnoso cittadino, Don Chisciotte per Hidalgo. Quello cambiato, però Don Chisciotte, che appare su un calcolo al francese, è rimasto Don Chisciotte in italiano. Fenomeno, cioè delle traduzioni che in qualche modo creano anche un nuovo ciclo di lettura. Ricordo che, per esempio, la Tragicommedia di Callisto e Melibea della fine del 400 assume il titolo definitivo, che poi viene ereditato da tutta Europa, sulla base di una traduzione italiana che appunto ha rititolato questa tragicommedia La Celestina, quindi mettendo al centro anche il personaggio che nella tragicommedia di Callisto e Melibea non era centrale, invece poi di fatto, almeno nella sensibilità nostra, moderna, ma degli italiani già del primo Cinquecento, è la protagonista, cioè questa vecchia mezzana, prostituta, ex prostituta, che diventa appunto anche una formula per rileggere quello che era, come dire, una semplice opera teatrale che ironizzava sull'amor cortese, dove appunto Callisto e Melibea finiscono male proprio perché rompono il canone cortese. Quindi in quel caso la, diciamo, tempestiva, molto tempestiva traduzione italiana ha permesso non solo di dare un titolo a quest'opera, che oggi gli spagnoli chiamano La Celestina, ma una chiave di lettura che è assolutamente diversa e che tutti in Europa hanno adottato. Questo è un tema su cui insistono molti studiosi di traduzione, cioè la produttività delle traduzioni che cambiano, producono nuovi testi, anche a volte attraverso fraintendimenti, manipolazioni, infedeltà, e però viene fuori qualcosa di nuovo. È un caso su cui sto ragionando adesso, è una traduzione, secondo me, ma Paola dissente, non eccellente, di un testo che è l'antologia di Spoon River, fatta da Fernanda Pivano, una traduzione molto famosa, adesso è stato tradotto, ritradotto da Enrico Terrinoni, da Ballerini. Sono uscite 3-4 traduzioni nuove negli ultimi 10 anni, però la traduzione di Fernanda Pivano ha avuto un successo enorme e senza quella non avremmo De André, che fa Non al denaro né l'amore né al cielo, che per noi in Italia è una cosa che tutti conosciamo a livello popolare e colto, e questa cosa negli Stati Uniti non ritorna, non è che penso che ascoltino molto De André, e anche Masters come autore negli Stati Uniti è un minore, cioè, oltre Sergio Corazzini, per dire. E quindi c'è anche questo effetto che cambiano completamente le proporzioni del peso di un autore da un paese all'altro, e un autore appunto straniero può essere molto più importante di peso all'estero, cioè un autore può essere molto più importante di peso all'estero più che nella sua patria. Questo è anche un effetto della circolazione della letteratura. Faccio un caso seicentesco. Nel 1620 un ambasciatore spagnolo che si chiama Juan de Vera de la Roca scrive un trattato che è l'Ambassador, e questo molto curiosamente poi lo fa diventare ambasciatore più avanti. Il testo viene prima tradotto in francese, ma già si stravolge il titolo perché c'è Le Parfait Ambassador. E in italiano viene tradotto Il perfetto ambasciatore. No? Quindi un testo pensato, diciamo, sulla professionalizzazione dell'ambasciatore viene trasformato come se fosse un testo, diciamo, cortigiano in cui, diciamo, bisogna sapersi comportare bene a corte.
L'italiano dice che ha tradotto dallo spagnolo, ma in realtà è più fedele alla francese, perché nella francese tutte le parti in cui si parla male della storia di Francia non ci sono, e non ci sono neanche nell'italiano. Vi leggo un commento che arriva sempre da internet. Anna Finetto scrive: se un'opera veicola contenuti significativi deve essere continuamente vivificata con gli occhiali dell'epoca che la rilegge, e così la può capire. Ulisse Rogà. Sì, un altro esempio famosissimo, la traduzione di Svevo in francese, della coscienza di Zeno, che fa il centenario quest'anno, 1923, per anni ignorata in Italia, solo dopo il successo in Francia viene riscoperto in Italia, no? Quindi ha vinto la traduzione, cioè il discorso è molto complicato, no? Però mi porta a pensare come spesso la critica bolli alcune opere, alcuni autori, come scrivono male oppure scritta male, la si vorrebbe forse leggere in traduzione, forse il romanzo guadagnerebbe, no? Questa è stata a lungo la critica contro Svevo, no? E come insomma la traduzione poi sia presa, come dire, come un rimedio, no? Addirittura per alcuni autori, per alcune opere. Quindi sono vari livelli, no? Ecco, solo questo, esempio classico della coscienza di Zeno. Beh, questo mi fa venire in mente un altro esempio di Pasternak: il dottor Zivago si irradia a partire dall'Italia attraverso questa traduzione rocambolesca fatta con Feltrinelli da Pietro Zvieteremish, peraltro grandioso traduttore dal russo, e da lì, come dire, dalla quella prima consacrazione, da quel primo successo in Italia, il testo gira per il mondo, e penso che i diritti li avesse Feltrinelli, tra l'altro, perché l'Unione Sovietica non aderiva alle convenzioni internazionali sul diritto d'autore, quindi le vie sono veramente... E da una traduzione, anche solo a partire dall'Italia, se ci limitiamo a ciò che è arrivato e passato dall'Italia, come l'Ossian di Cesarotti, che poi dall'Italia è arrivato in Germania, facendo questo giro strano, Si vede un pezzo di letteratura mondiale, non così piccolo, perché i casi come questo, se poi li andiamo a cercare, non sono così rari, anche perché l'italiano è stata una lingua di cultura e di alta cultura fino più o meno alla fine del Settecento, quindi era una delle lingue per cui passavano le traduzioni, e poi in altri momenti della sua storia ha avuto, con le sue case editrici, i suoi autori, i suoi scrittori, una rilevanza internazionale. Volevo dire che un ultimo intervento che è stato letto rispetto al fatto di continuare a tradurre se ci sono dei contenuti che vogliono essere fatti conoscere, mi trova particolarmente d'accordo. Se io penso appunto ad Omero e penso al fatto che si possa trasmettere la conoscenza di quel mondo, di quelle storie che tanto sono fondanti per il patrimonio letterario, artistico, iconografico, nel quale noi viviamo, passare per vie, per carità, pregevoli, rassegnandoci al fatto che Apollo possa scendere simile a Fosca Notte, anche se Fosca non c'è. Ma ci sta bene, questa è, la diceva il mio professore di liceo, mi è rimasta impressa. Ecco, se noi ci rassegniamo a questa via, noi abbiamo la quasi assoluta certezza che quei contenuti non arriveranno, perché non sarà più letto e non sarà più capito. E questo è un punto, secondo me, che non possiamo eludere. Riprendevo mentre stavamo parlando, mentre sentivo osservazioni di appunti che avevo preparato. Se ricordate, stamani ho fatto vari esempi e ho scelto quello, venuto in mente quando parlavi di vendemmia, del lessico tecnico. Io ho preso
tra i molti ho scelto, mi fai vedere come funziona sulla marineria. Allora, stamani ho citato quel epiteto, Eusselmos, composto da Eu e Selis, Selma. Selis è la trave, Selma è un derivato, vuol dire letteralmente dalle buone travi. Allora, è interessante vedere, dalle buone travi vuol dire tante cose. Possono essere i banchi dove si siede, alcuni pensano agli scalmi, ancora non ho ben capito perché, mi immagino se che possa derivare, mi sono posto il problema forse dalle interpretazioni di Omero, di Walter Lift, perché in inglese ho scoperto che il termine tecnico indica sia la trave, ma non è questo il punto. Cioè, lo è, ma non diventa troppo lunga. Allora, questo epiteto viene tradotto da uno come Privitera, sempre allo stesso modo, e dicendo navi ben costruite. Da Vincenzo di Benedetto, con varie modulazioni intorno ai solidi banchi, dai bei banchi, ma le navi sono anche ben fatte. Da Franco Ferrari è interessante perché nell'Odissea sempre solidi banchi, solidi ponti, in Iliade cambia. Da Daniele Ventre in quella forma che dicevo ritmicamente efficace. Uno come Guido Paduano traduce semplicemente navi. D'accordo? Navi o navi bei banchi, ma spesso navi e basta. Naturalmente non è che una di non dico un'ovvietà, non è che una di queste traduzioni sia sbagliata, questo è evidente. La cosa interessante è che evidentemente alcuni hanno ritenuto di voler trasmettere la nozione di formula omerica, altri no. E allora anche traduzioni che coesistono mandano messaggi analoghi, era importante che le navi fossero solide, e gli scoli vanno in quella direzione, no, dico un'ovvietà se dico che questi grandi studiosi conoscono gli scoli d'Omero, è chiaro questo, e ognuno poi ha scelto di trasmettere quel messaggio, a volte anche semplicemente omettendo la traduzione dell'epiteto, e quindi rinunciando a mandare un messaggio di iterazione formulare. L'altro esempio che mi viene in mente, anche questo l'avevo studiato, un termine come clisie, che ricorre 97 volte in Omero, 14 nell'Odissea, 83 nell'Iliade. Clisie indica la tenda, ne parlavamo poco fa. Allora, normalmente le tende degli eroi sono tradotte come tende, quelle sotto la città di Troia. Franco Ferrari traduce baracca, termine bruttino, diciamo così. Capita di parlare con i colleghi, ma cosa ne pensa la traduzione? Io, per esempio, sono molto contento di questa traduzione, perché in quelle strutture i guerrieri omerici stanno 10 anni di fronte all'idea di Troia. Sarà alla città di Troia. Sarà più brutto, ma consente al lettore di entrare in quella dimensione che altrimenti immaginerebbe, come io facevo con la neve, con le parole simili alla neve, sbagliando, cioè non capendo che cosa quel testo mi voleva dire. Quindi, secondo me, un senso di continuare a tradurre, di creare in questo senso nuovi classici, può essere questo. E poi una cosa scherzosa, io sempre soggezione di fronte ai traduttori veri, molta soggezione. A me è capitato di tradurre un testo per la Burr. Testo è un'orazione di Licurgo, oratore, contro le opere, un discorso di tribunale contro uno che aveva abbandonato Atene dopo la sconfitta di Cheronea. È buffo perché quando io traducevo è come se ce l'avevo davanti tutte le traduzioni degli altri, perché anzi non ce l'avevo solo in italiano, c'avevo anche quelle in francese, in inglese, in tedesco, tutte quelle che trovavo, perché avevo l'ossessione. Non voglio che sembri che ho copiato. E quindi, no? L'esigenza di differenziarvi. E poi c'erano tutte le scelte traduttive su termini tecnici e così via. Scusate, l'ho tenuta un po' a lungo. Paola, Maria Filippi. Ecco, no, io vorrei aggiungere a questo, che sempre per rifarmi al mio, diciamo, modello, ovvero Errante, lui consulta tutte le traduzioni possibili esistenti, anche nelle altre lingue. E di questo dà conto nella bibliografia.
Il tradurre per lui è l'ultimo atto di un lunghissimo processo di appropriazione del testo, e lui ai suoi studenti dà come indicazione quella di esercitare la critica, se non ce la fanno a tradurre, perché tradurre è molto di più di fare, diciamo così, fare l'esercizio critico. Prima si decezione, quindi c'è la filologia, ci sono tutte le discipline che concorrono. Quando uno arriva ad essersi appropriato del testo e ad avere una sua linea di lettura di questo testo, solo allora potrà tradurre, altrimenti prima bisogna fermarsi. Perché nella traduzione va a confluire tutto quello che si è, come dire, capito, tutto quello che si è studiato, e va a confluire senza note, nel senso che le parole che si scelgono, l'ordine delle parole naturalmente, cioè la costituzione del testo deve contenere tutto e rivelare tutto. Arrivati a quel punto si ha una sorta di, come dire, epifania, che chiaramente è individuale. Questo lui lo dice, e dice che si deve continuare a tradurre. Ecco, curiosamente, lui non arriva mai alla versione definitiva e dice che ogni momento storico, ogni epoca, ha bisogno della sua versione. A questo proposito, visto che mi è passato il microfono, ne approfitto. Sì, io tendo sempre a leggere tutto quello che è stato tradotto, però dopo che ho fatto la mia traduzione. Forse proprio per questa sorta di illusione che il mio rapporto è un rapporto intimo con il testo che vado a tradurre. Per esempio, per quello che riguarda per esempio la traduzione del Polifemo di Gongora, un'opera barocca complessissima, perché Gongora è un autore che gioca sul linguaggio, con il linguaggio in modo quasi assurdo. Ecco, quello che ho fatto sì è andare a leggere tutti i commenti coevi di Gongora, perché Gongora è stato, sebbene sia del 600, è stato trattato come se fosse un classico, per cui glosse, edizioni commentate, eccetera. Questo anche per capire esattamente come ha lavorato Gongora. Però poi, al di là di quello, io ho voluto stabilire un rapporto proprio personale, intimo, quasi da creatore, che però tiene presente tutto quello che non solo l'avantesto, ma anche tutta la storia che ha portato Gongora a scrivere in quel modo così originale. Dopo però ho letto anche le traduzioni francesi, le 5 traduzioni novecentesche che mi hanno preceduto, però questo rapporto è un rapporto così intimo che io, dopo aver tradotto nel 2009, ho ritradotto lo stesso testo nel 2015, e ora sto preparando la terza traduzione, perché l'epifonema che va a concludere le ottave reali, secondo me, è un elemento, visto che ha la rima baciata, che io naturalmente ho saltato, non rispettando la rima, possibile. Mi sembra però che quello sia un elemento che culturalmente, almeno nel 600, fosse determinante nella semantica dell'intero... E ci sto riuscendo fino a un certo punto, ecco, insomma... Devo decidere se forzare le mie precedenti traduzioni oppure invece no, ecco, insomma. Però è vero che anch'io ho guardato molte traduzioni francesi, inglesi, eccetera, oltre a tutte le altre traduzioni italiane precedenti, che sono comunque solo novecentesche. Margherita Carbonaro. Concordo con entrambe le vostre affermazione. E innanzitutto preciso che non mi tengo davanti la traduzione, le altre traduzioni italiane, perché non so, forse sono un carattere debole, probabilmente non. Però quelle in altre lingue che riesco, magari che riesco anche solo a malapena a capire, se riesco a metterci le mani me le tengo, anche perché c'è anche un po' il traduttore, cioè mi piace averle tutte lì allineate, anche se poi magari alcune le guardo forse per 3 frasi. Però è vero naturalmente anche quello che diceva Paola: una traduzione è solo quando ti sei appropriato di tutto che puoi tradurre, e in questo caso, e
mi riallaccio anche al discorso della ritraduzione di se stessi, traduzioni, mi riferisco soprattutto alle mie traduzioni di Herta Müller, perché è l'autrice di cui ho tradotto di più, per cui, e dopo aver tradotti 10 libri suoi, che mi sento pronta a tradurre il primo, quindi questo è anche vero, cioè dopo che l'hai attraversato, cioè dopo l'attraversamento e aver conosciuto tutte le traduzioni, in quel caso le traduzioni degli altri, ma anche le proprie, c'è anche questo elemento. È molto interessante, pensavo appunto a traduttori che ripubblicano le loro traduzioni, anche lo stesso Monti ci è tornato sopra n volte, ma nel Settecento è un continuo, Cesarotti ripubblicava continuamente le sue e le rivedeva. Temo che Feltrinelli non sarebbe d'accordo, ma io sarei pronta a ripartire adesso e soprattutto non mi pagherebbe per rifarmele, ma io sarei felice adesso di ricominciare una dopo l'altra. No, ne sentirei veramente il bisogno, purtroppo. Se possiamo arrivare alle conclusioni, se non ci sono altri interventi, e chiamerei allora Paola Maria Filippi a dire due parole. Io posso solo che ringraziare tutti coloro che sono intervenuti, prima per aver accettato l'invito, poi per aver portato veramente il loro enorme bagaglio di competenze, di conoscenze, di entusiasmo. Ecco perché mi sembra anche di aver colto questo. Voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito dal vivo, coloro che ci hanno seguito da remoto, questo splendido strumento, e assicurare appunto che ci saranno gli atti, verranno pubblicate queste relazioni. Con Michele sarò implacabile nel richiedervi i lavori per poterle pubblicare a tempo. Per chi vorrà riascoltare e risentire, in tempo piuttosto breve ci saranno a disposizione sui canali YouTube dell'Accademia le registrazioni di tutti. Grazie a tutti, arrivederci all'anno prossimo con la terza edizione del premio Claudio Groff per la traduzione letteraria, di cui daremo notizie fra non moltissimo tempo. Grazie ancora.